Buonasera a tutti, grazie di essere venuti in questo incontro. Nell'ambito del progetto MIUR, Dipartimento di Eccellenza, come sapete il DAF è un Dipartimento di Eccellenza, abbiamo pensato di organizzare questo workshop indicando un po' l'agricoltura 4.0, facendo riferimento un po' agli aspetti connessi alla rivoluzione dell'industria 4.0 che avviene anche in ambito agricolo, quindi rivolto soprattutto la nuova digitalizzazione dei processi, e in quest'ambito abbiamo pensato di organizzare, in collaborazione ovviamente con la Giunta Mettoni, che ringrazio di essere qui oggi, un aspetto connesso alla tematica dell'efficientamento energetico in agricoltura. La problematica sta sempre prendendo piede in tutti i vari settori, tra cui anche quello agricolo. La giornata si svolgerà in questa maniera, vedrò un po' io i vari interventi, le varie relazioni che vedete qui sul programma. E ovviamente non di meno lascio la parola dei saluti del direttore del DAF, il professor Nicola Lacedere, che è qui presente. Ringrazio della partecipazione, che Nicola, se vuoi, puoi... Signori, il compito è quello di darvi un saluto e quello farò, quindi benvenuti. Io, oltre appunto a salutarvi, ho avverto il dovere di ringraziare Andrea in primo luogo, l'azienda che insieme ad Andrea ha ideato, si farà carico di riempire di contenuti questa giornata, gli altri colleghi che insieme ad Andrea hanno dato un contributo alla sua realizzazione. Quindi fatti i ringraziamenti, un compiacimento che è quello di vedere tanti studenti in aula, perché queste sono cose che se è vero che sono rivolte anche a chi è fuori da qui e in agricoltura opera, sono anche rivolte, diciamo, hanno anche un significato formativo e quindi sono rivolte anche, diciamo, nei confronti dei nostri studenti. Due parole sul Dipartimento di Eccellenza. Allora, per chi non lo sapesse, il DAFNE in una graduatoria di un centinaio di dipartimenti universitari italiani che per, diciamo, effetto della qualità della ricerca che si svolge al loro interno sono stati appunto categorizzati come eccellenti. Allora, al di là di questa cosa, che è una cosa che ci inorgoglisce, dovrebbe inorgoglire tutti quelli che a vario titolo sono presenti all'interno del Dipartimento, dai docenti ai tecnici agli studenti, però, diciamo, io la cosa che voglio evidenziare è che questo progetto, che è un progetto di durata quinquennale, rappresenterà un'occasione straordinaria per il Dipartimento di rafforzare ulteriormente la propria capacità di ricerca, e questo verrà fatto finanziando un potenziamento in infrastrutture, in personale, e anche di potenziare quella che è l'offerta formativa di livello elevato. Quando dico di livello elevato, non me ne vogliano i tanti ragazzi della triennale che sono qui oggi, si intendono le lauree magistrali e i dottorati di ricerca. Gli studenti delle lauree triennali che però devono sapere, io ci tengo a farglielo sapere, che avranno la possibilità, quando dovessero decidere di continuare, io me lo auguro, la formazione nella laurea magistrale, si troveranno ancora nel pieno del progetto Dipartimenti di Eccellenza che il DAFNE ha deciso di realizzare su un tema generale che è quello della sostenibilità, e all'interno del quale occasioni come questa saranno numerose. Noi abbiamo previsto di organizzare da progetto due workshop all'anno di respiro internazionale che verteranno su sei diversi capitoli della sostenibilità che abbiamo individuato all'interno del progetto. A questi due workshop annuali di carattere internazionale poi si affiancheranno tante altre iniziative, quali quella odierna, che consentiranno di affrontare il tema della sostenibilità, e l'efficientamento energetico mi sembra possa rientrare pienamente in questo contesto in tutte le possibili sfaccettature. Non rubo altro tempo, ringrazio ancora tutti e auguro a tutti un buon proseguimento di lavoro.
ringrazio anche l'ordine dei dottori economici universitari della provincia di Viterbo e degli ingegneri sempre della provincia di Viterbo per il patrocinio e il rilascio dei CFP che ne usufruisce. E un ringraziamento anche, oltre che al comitato scientifico che ha partecipato, anche ovviamente al comitato organizzativo che è il fulcro, diciamo, della giornata, quindi come potete vedere dalla locandina, e il nostro tecnico ovviamente Colopardi, che non c'è, però va bene. Quindi proseguirei. Allora, ho una comunicazione. Ovviamente il dottor Paolo Mugiarra, purtroppo per problemi familiari, non può partecipare alla giornata. Ovviamente è stato comunicato stamattina da parte degli altri referenti Marchioni, perché vedranno comunque la sua presentazione, la faranno loro propria. Quindi passerei direttamente con l'introduzione dell'efficientamento energetico, però il dottor Andrea Moda. Prego. Mi sentite anche se parlo senza microfono? Sì, con questo. Perfetto. Allora, io ringrazio ovviamente la facoltà per averci ospitato oggi e ribadisco quanto è stato detto dal direttore, per cui è un piacere avervi così numerosi e presenti. Come diceva appunto Andrea, purtroppo il nostro direttore di divisione Paolo Mugiarra ha avuto un lutto questo fine settimana, per cui non è potuto essere presente, ma cercheremo noi di ovviare alla sua assenza. La giornata di oggi vuole essere ovviamente una presentazione, una panoramica di quelli che sono i due macroservizi dei quali noi ci occupiamo, che sono l'ambito fotovoltaico e l'ambito del relamping a LED. Non andrà nel dettaglio tecnico, anche per evitare di tediarvi, per cui nel caso in cui chiunque di voi avesse necessità o piacere poi per ogni tipo di approfondimento, ci sono poi i nostri bigliettini, ci lascia magari il proprio indirizzo email e ci sarà modo poi di approfondire il tema. Andremo a dividere questa presentazione su due temi, appunto: l'intervento e i principi di funzionamento medi degli impianti fotovoltaici e poi quelli che sono invece gli interventi di relamping, per cui di sostituzione dei corpi luce tradizionali con corpi luce a LED, che sono i due ambiti di intervento, sia industriale che residenziale, che più si avvicinano al concetto di efficientamento e di risparmio energetico. Due parole sulla nostra azienda. La nostra azienda si chiama Marchioni S.p.A., ha la sede a Milano, e è un'azienda che esiste da 70 anni, è un'azienda storica, è nata e rimasta ad oggi ancora un'azienda che mixa un ambito familiare a quello che invece è la struttura multinazionale, per cui è stata fondata dal nonno Marchioni 70 anni fa. È passata poi al padre, e alla fine dell'anno scorso il successivo passaggio è stato fatto appunto dal dottor Armando a Mario, che è amministratore delegato e è diventato fisicamente il nuovo presidente dell'azienda. Nasce appunto nel 1947, diventa S.p.A. nel 1955, ad oggi in sede a Milano siamo circa, adesso qua siamo ancora 160-170 dipendenti, abbiamo chiuso l'anno scorso con 150 milioni di euro di fatturato. Sede principale a Milano e poi una serie di divisioni che sono dislocate a livello mondiale, una parte sulla distribuzione della componentistica in Cina e una serie di divisioni che sono state appena aperte su Francia e Spagna. La storia di Marchioni in quattro parole: nasce nel 1947 quando il dottor Marchioni appunto convince Philips a livello mondiale a far diventare unico distributore per tutto il mercato italiano dei rasoi Philips, per cui i primi rasoi sono stati importati e distribuiti da Marchioni. Da lì l'azienda si è sempre più evoluta, sempre in ambito di distribuzione di prodotti, per cui una serie di marchi che sono quelli conosciuti, che più o meno in quasi tutte le famiglie sono entrati a far parte della vita quotidiana, per cui le calcolatrici, tutta la parte Sharp legata appunto al mondo dell'elettronica. Negli anni 80 Commodore 64, Atari e tutto il mondo dei videogiochi,
per arrivare al 2009, che per noi è un anno importante, noi dato di divisione, perché Mecchioni entra e acquisisce le quote, il 34% delle quote di Sharp, per cui Sharp Italia, mondo legato al fotovoltaico, e quote che ad oggi Mecchioni detiene ancora, per cui entra nel consiglio di amministrazione di Sharp. 2009-2010 sono gli anni in cui c'è stato il boom del fotovoltaico, per cui la nascita del vero e proprio conto energia, e da lì Mecchioni ha iniziato a interessarsi appunto al settore impianti fotovoltaici. Poi purtroppo il mercato del fotovoltaico, soprattutto negli anni del conto energia, quindi anni in cui era presente per lo più un meccanismo incentivante speculativo, ha portato la famiglia Mecchioni, non avendo quel settore come business prioritario, a fermarsi un attimo, per cui a fare delle valutazioni che fossero legate non solo alla vendita speculativa dell'impianto legato all'incentivo, ma un'ottica e una valutazione di intervento un po' più legata alla consulenza e al beneficio effettivo, quindi di nuovo al concetto di risparmio energetico. 2013 nasce la divisione Light, che poi nel corso del tempo cambia forma e nome e diventa la divisione Smart. Io rappresento e sono responsabile della divisione Smart, che è appunto la divisione che in azienda si occupa di efficientamento energetico. Con me Giancarlo, appunto il collega che poi a seguito vi presenterà un po' l'ambito legato al relamping, e la divisione Smart appunto è una delle 5 divisioni di Mecchioni che operano esclusivamente in ottica efficientamento energetico, fotovoltaico e LED, e poi tutti quelli che sono i vari prodotti a corredo, per cui pompe di calore, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia elettrica, colonnine elettriche e soprattutto ambito innovazione, per cui tutti quelli che sono i materiali legati allo sviluppo del settore rinnovabile. Istituzionali, male il nuovo presidente, il presidente in carica, tutti quelli che sono l'organo direttivo e poi un minimo di struttura. Abbiamo 3 divisioni che sono legate ai servizi generali e poi una serie di divisioni 5 che sono appunto ciascuna azienda dell'azienda. La nostra divisione Paolo è appunto quella legata al mondo del rinnovabile, e da un anno e mezzo a questa parte anche all'altra divisione neonata appunto che si chiama Motion, che si occupa invece di realizzare e fornire tutti quelli che sono i prodotti per il condizionamento dei mezzi speciali, proprio mezzi agricoli, quindi il condizionamento dei trattori, mititrebbia, eccetera, eccetera. Ho già visto le varie divisioni di Mecchioni, componentistica elettronica è quella che ad oggi continua ad avere maggior ambito in ottica di business. Siamo il primo produttore italiano di componentistica elettronica, quasi tutta se non il grosso della componentistica elettronica che si trova in Italia è distribuita da Mecchioni. Tanto per un esempio pratico, parte della componentistica all'interno dei nostri telepass è distribuita da Mecchioni. Elettronica professionale, car system, distributore di cambi per auto, specchietti, tutti i display dei navigatori, quasi tutti i display dei navigatori sono distribuiti nel mondo. Lato smart della nostra divisione, in motion appunto, divisione dedicata ai sistemi di climatizzazione. Certificazioni, interessi, ovviamente, salvaguardia dell'ambiente e della qualità. Questa è la nostra sede, dove si vede un po' di fotovoltaico in centro a Milano, e poi 2 magazzini che sono quelli logistici di distribuzione e di stoccaggio di materiali. Su entrambi gli stabilimenti, sulla sede principale, abbiamo fotovoltaico. Dimostrazione anche che ogni tanto capita che non solo si propone, ma si fa anche il primo gesto, che è quello di installare il proprio sistema fotovoltaico. Una serie di marchi trattati, si riconoscono appunto aziende abbastanza note. La nostra divisione è legata appunto, come dicevo poco fa, a tutte quelle che sono le soluzioni legate al mondo del rinnovabile e dell'efficientamento energetico, non solo nel settore PMI, per cui partita IVA industrie, ma anche in quello che è il settore industriale, residenziale, quindi la signora Maria e sono una serie di numeri che la divisione Smart ha fatto in questi anni: circa 7 mega di impianti fotovoltaici installati a livello nazionale, 50.000 lampade installate, per lampade intendo il corpo luce a tutti gli effetti, per cui non solo il tubo piuttosto che il farettino, e
della maggior parte di queste lampade impianti controllati da remoto, per cui non solo l'installazione mera, la fornitura mera del prodotto, ma anche quello che è la gestione poi e il controllo da remoto di tutte quelle che sono le applicazioni dell'illuminazione, per cui accensione, spegnimento, vulnerabilità, controllo, eccetera. Aree di intervento, praticamente tutto, dal negozietto a quelle che sono la grossa distribuzione, sistemi residenziali, produzione, logistica, tutti i servizi che l'azienda propone, dall'audit energetico nella prima fase di analisi di quelle che possono essere le necessità dell'azienda, arrivare poi alla gestione, alla fornitura dei prodotti, all'installazione di tutta la parte pratica e poi post vendita, la gestione degli interventi realizzati e di quelli che sono i prodotti installati. Beh, una serie di realizzazioni a livello nazionale e poi il fotovoltaico. Mi scuso con lato ingegneri o docente a tutti gli effetti, abbiamo voluto dare un input e una linea di presentazione che fosse davvero terra a terra, per cui permettesse anche al neofita totale di capire come funziona tecnicamente un impianto fotovoltaico. L'impianto fotovoltaico è un sistema tecnologico che a fronte dell'irraggiamento solare va a convertire l'energia elettrica prodotta in lato continua tramite l'inverter in alternata, per cui l'energia elettrica che può essere utilizzata dalle nostre abitazioni, dalle nostre aziende. L'energia elettrica tendenzialmente può seguire solo due linee di percorso, per cui la prima linea scende dalla produzione dei pannelli, passa all'inverter che trasforma appunto l'energia elettrica, transita attraverso un contatore di produzione, che è un contatore identico a quello che tutti quanti noi abbiamo nelle nostre abitazioni piuttosto che nelle aziende. In questo momento, dal 2013 diciamo, viene posizionato dal fornitore di energia elettrica, l'Enel, e serve esclusivamente a contabilizzare l'energia che l'impianto fotovoltaico va a produrre. Ad oggi non ha alcun'altra funzione, per cui viene fisicamente installato da Enel e poi rimane lì. Una volta uscita dal contatore di produzione, l'energia elettrica può solo percorrere due strade. La prima strada è quella di dare fabbisogno alla nostra utenza, che sia essa domestica o sia industriale, per cui la prima strada percorribile è quella dell'autoconsumo. Stiamo producendo energia elettrica dall'impianto fotovoltaico e il grosso di questa energia ce la prendiamo a costo zero. Vedremo poi una serie di esempi pratici, è evidente fin da subito che questo è il principale beneficio ad oggi legato al mondo fotovoltaico, quindi produco la mia stessa energia elettrica e vado ad autoconsumarla, tagliando via quelli che sono i costi legati invece all'acquisto dal nostro fornitore. Succederà però nel corso della giornata che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sia superiore rispetto a quello che è il nostro fabbisogno. Penso all'estate, nei momenti in cui anche la nostra abitazione magari è chiusa perché siamo in ferie. Per cui in automatico, una volta che l'energia passa dal contatore di produzione e sente di non aver necessità di confluire nella nostra abitazione o nella nostra azienda, finisce in automatico in rete, per cui il contatore che ad oggi abbiamo a casa esistente viene modificato, cambiato e viene sostituito con un contatore bidirezionale che permette non solo il prelievo dell'energia elettrica, come succede ad oggi, ma permette di contabilizzare anche l'energia prodotta dall'impianto e immessa in rete. In realtà su questo schemino ad oggi l'innovazione appunto ha portato una serie di oggetti che sono i sistemi di accumulo, per cui in realtà bisognerebbe inserire un ulteriore componente prima del contatore e dell'alta utenza domestica, che sono le batterie. Quindi vado a utilizzare, a riempire le mie batterie, anziché buttare l'energia elettrica in rete, vado ad accumulare già le mie batterie, per cui permetto di andare a utilizzare l'energia elettrica nei momenti in cui il fotovoltaico non funziona. Il fotovoltaico funziona se c'è il sole di giorno, di notte evidentemente non funziona. L'impianto fotovoltaico è costituito da una serie di elementi e di materiali. Il primo è il modulo fotovoltaico, il pannello, che è costituito da cellette in silicio. Non entro nel dettaglio di come è strutturato e fisicamente costituito il pannello, tenete conto che sono mediamente dei rettangoli da un metro per 1,65 m, hanno un polimero plastico sul quale viene incollata la cellettina di
silicio sulla parte superiore della cerettina, vedete quelle righettine che sono la conduttore elettrica, e nella parte superiore, quella del modulo, viene installato un cristallino temprato che permette appunto di attraversare questa superficie e andare a colpire le celle per produrre energia elettrica. Cornicetta d'alluminio dietro una scatoletta di congiunzione, i pannelli poi vengono collegati uno all'altro. Ad oggi esistono due macro tipologie di prodotto, il monocristallino e il policristallino. La differenza tra le due strutture di modulo è legata alla tipologia di cella. Il monocristallino ha una celletta che è costituita da silicio monocristallino, per cui un silicio puro, silicio tendenzialmente l'evoluzione della sabbia lavorata, per cui il monocristallino ha questa caratteristica pigmentazione scura e uniforme e permettono di realizzare dei moduli con delle potenze superiori, per cui a parità di superficie col monocristallino sono in grado di proporre al cliente una potenza nominale superiore. Ad oggi lo standard va dai 300 ai 360 watt a pannello, per cui ho intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico da 1 kW con questo tipo di soluzione e utilizzando un modulo da 360 watt vado a installare tre pannelli. Con questi tre pannelli ho una potenza nominale di 1 kW. Il policristallino invece è costituito da agglomerati di silicio, per cui ho una colorazione difforme e anche la celletta non è pura come il caso del monocristallino, ma è appunto costituita da schegge, da ritagli. È un po' meno qualitativo come prodotto e ha in termini di potenza un range che va ad oggi dai 270 ai 275 watt ai 290 watt. Qualche anno fa c'era una diatriba fra coloro che producevano i moduli monocristallini e coloro che invece andavano a realizzare i moduli policristallini. E ciascuno sosteneva che in determinate situazioni e condizioni uno funzionasse meno meglio o peggio dal punto di vista dell'altro. Ad oggi c'è stato un periodo poi nel quale il monocristallino, ovviamente essendo un materiale più puro, costava di più e in termini di rapporto fra investimento e beneficio portava e ha portato la maggior parte dei produttori a optare per i moduli policristallini, costava meno, per cui in termini di costo di impianto veniva meno il tutto. Ad oggi, proprio in relazione al fatto che sta sempre più aumentando l'esigenza di fabbisogno elettrico, ma le superfici sono ahimè ridotte e non sempre ideali per l'installazione di impianto fotovoltaico, la maggior parte delle aziende sta tornando a optare per la produzione dei moduli in mono, per cui ad oggi abbiamo un po' più di interventi con il modulo monocristallino, come abbiamo visto prima. Esempi pratici di una serie di marche che sono ad oggi le più rinomate, produttori cinesi, Ginkgo piuttosto che Prina, col taglio di policristallino del 275 watt a salire, IPC che è un produttore tedesco, Aleo che è un'azienda storica che esiste da 35 anni per arrivare, come si diceva, a quelli che sono i top di gamma con prodotti monocristallino da 360 watt. L'inverter è il cuore dell'impianto fotovoltaico, trasforma, come dicevamo prima, l'energia elettrica da continua in corrente alternata. Ne esistono svariate tipologie di prodotto e di marche e sono classificate tendenzialmente in base alla potenza dell'inverter stesso, al dimensionamento e alla tipologia di prodotto in sé, se è mono piuttosto che trifase. E questo è l'assunto che non è. Come abbiamo visto prima, la parte legata ai moduli fotovoltaici, questi sono mediamente i maggiori marchi esistenti sul mercato legati al modulo di inverter. Strutture di fissaggio, abbiamo visto i pannelli, inverter, componentistica elettrica ovviamente per fare i collegamenti, e poi questi sono tre esempi di quelle che sono le strutture che permettono di poter andare a installare sulle varie superfici, che siano esse inclinate piuttosto che piane, i vari ganci in acciaio inox sul laterizio tradizionale portoghese, coppi, eccetera, a strutture della via aggregata a superfici piani. Quadri elettrici, i contatori che abbiamo visto prima, contatori di produzione, serve solo a misurare e contabilizzare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, e il contatore di scambio che invece permette di gestire il flusso di energia buttata. Sul contatore di scambio, poi GSE, gestore di servizi energetici,
va a contabilizzare questo valore col meccanismo di scambio sul posto che vedremo poi. Questo è un esempio tradizionale di configurazione di un impianto fotovoltaico. Scendo con la mia stringhettina dal tetto, vado all'interno del mio quadro elettrico, esco dal quadro elettrico, entro nell'inverter con le mie stringhe, dall'inverter esco, passo al mio impianto generale e vado al contatore di produzione. E questo invece è un esempio di un impianto fotovoltaico a terra realizzato in Puglia, è 1,5 MW, nel quale ovviamente non solo si va a realizzare tutta la parte dell'impianto fotovoltaico, ma si vanno a fornire e a posare delle vere e proprie cabine all'interno delle quali ci sono poi tutta la parte dei quadri elettrici. Quattro vocaboli che tutti quanti noi mastichiamo quotidianamente legati al mondo del fotovoltaico. Il fabbisogno elettrico è il consumo elettrico che ciascuno ha, per cui sia esso aziendale o industriale. La produzione annua è quantitativo dei kilowatt che sono prodotti dall'impianto fotovoltaico. L'autoconsumo è quantitativo invece dei kilowatt che sono prodotti dall'impianto e, come abbiamo visto prima, autoconsumati, per cui tutta quella parte di energia che io, anziché andare ad acquistare dal mio fornitore, vado a prendermi direttamente dal mio impianto fotovoltaico. Immissione, per differenza, sono invece i kilowatt che ho prodotto, ma anziché autoconsumare ho immesso in rete, perché il fabbisogno mio era inferiore rispetto a quello che è la produzione dell'impianto fotovoltaico. Prelievo, per differenza, è quanto invece io vado a prelevare dal mio fornitore, perché il mio impianto fotovoltaico non è in grado di fornire. L'esempio lampante è la notte: alla fine della giornata di produzione l'impianto fotovoltaico si spegne, ma tutti quanti noi o in azienda abbiamo comunque necessità di prelevare energia elettrica, per cui comunque andiamo appunto ad acquistarla. Come qualcuno raccontava un po' di anni fa, non è vero che faccio l'impianto fotovoltaico perché almeno non ricevo più la bolletta continua a riceverla tutta la vita, però ovviamente sarà molto sottile, alleggerita dal fatto che parte della produzione la faccio io. Eccedenza, in questo caso la tralasciamo, è un po' più nel dettaglio: se la quantità di energia elettrica che io immetto in rete è superiore rispetto a quella che nel corso dell'anno ho acquistato dal mio fornitore, genero un valore che è appunto di eccedenza, che viene gestito sempre da GSE, ma con un controvalore economico molto molto basso, ad oggi circa 3,5 centesimi. Ed è il motivo per cui non ha più senso nel 2018 andare a realizzare o proporre impianti che siano sovradimensionati rispetto al fabbisogno, per cui il rapporto è sempre legato a quanto è il mio fabbisogno elettrico annuo e quant'è la producibilità che l'impianto fotovoltaico può dare nel corso di questo anno. Poi vedremo una serie di esempi. GSE, abbiamo visto, gestore dei servizi energetici, si occupa di quello che una volta era l'incentivo, quello che oggi è il meccanismo di scambio sul posto, e potenza le picche e taglia la grandezza nominale dell'impianto fotovoltaico. Dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, l'ho detto un secondo fa, per cui qua c'è tra l'altro un errore, non è 0,35,06 ma è 0,035,006, per cui la parte di autoconsumo permette di andare a tagliare il 100% del valore dell'energia elettrica. L'energia elettrica, la bolletta che tutti quanti noi paghiamo, ha ogni kilowatt, ha un valore che è costituito da una parte legata alla materia prima, al costo vivo della materia energia elettrica, e poi una parte che normalmente è 3-4 volte tanto legata a quelli che sono considerati e denominati oneri passanti. Il spacciamento, la perequazione, il fatto che l'energia elettrica dalle fonti di produzione arriva fino a casa nostra, i fissi del contatore, eccetera. Per cui dai 6-7 centesimi che è il prezzo della materia prima arriviamo a 19, 20, 21, 25, 30, 36 centesimi che è il prezzo di tutti quanti noi paghiamo in bolletta. Quindi, tralasciando il costo vivo del contatore, che rimane sempre a nostro carico, se il nostro kilowattora acquistato vale 18 centesimi, anziché comprarlo lo produco, ho un delta di risparmio che pare al 100%, per cui 18 centesimi. L'energia che invece io vado a immettere in rete ha un controvalore contabilizzato dal GSE, pagato tramite bonifico bancario, che a seconda delle situazioni, se sono industriali piuttosto che residenziali, che viaggia e oscilla tra gli 8 e i 13 centesimi. Se compriamo a 18,20, quando lo mettiamo in rete ci viene scambiato a 8,13. Per cui anche qui, più riusciamo ad autoconsumare, e meglio è, perché il beneficio è maggiore.
nel caso in cui l'energia emessa sia in eccedenza rispetto a quella acquistata, andiamo appunto nella fascia denominata immissione e ci viene ripagata 003 e 006, per motivo per cui non ha più senso fare gli impianti ad oggi, ad esempio, in produzione diretta e in vendita, perché il corrispettivo economico è irrisorio. Due dritte molto molto rapide su la superficie necessaria per andare a installare un impianto fotovoltaico, suddivisa su moduli in folio monocristallino. Abbiamo visto prima che il monocristallino ci permette una maggiore potenza, per cui io posso fare un impianto da 3 kW da 1 kW con circa 5 metri quadri di superficie con i pannelli complanari da falda e adiacenti l'uno all'altro, e ho necessità di avere più o meno 7 metri quadri nel caso in cui invece dovessi andare a utilizzare dei moduli da 275 watt. Sul tetto piano, stessa differenza tra le due tipologie di prodotto, con una maggiore occupazione di spazio, perché in fase di progettazione e di dimensionamento bisogna tener conto che abbiamo anche l'ombreggiamento generato da una fila rispetto all'altra. Troppo base? No. Meccanismo di scambio sul posto è il meccanismo che va a disciplinare quello che è il rapporto tra energia immessa in rete e ripagata tendenzialmente dal GSE. Probabilmente alcuni dei dottori ingegneri qui presenti farebbero fatica a comprenderne la formula, che si traduce così. Introdotta ancora in maniera più semplice, cioè circa 8-13 centesimi, nel senso che vanno a inserire tutta una serie di parametri e di valori che rendono praticamente impossibile andare in anticipo in fase di preventivazione, di progettazione, a definire quello che sarà effettivamente l'importo. Teniamo anche sempre conto che il mercato dell'energia elettrica è legato appunto a flussi che sono, che si chiama appunto mercato dell'energia elettrica, perché segue un po' quello che è l'andamento delle borse, per cui ogni quarto d'ora che ha un corrispettivo economico legato al prezzo del kilowattora è legato anche a ambiti zonali, per cui diventa praticamente impossibile. Stando fra gli 8 e i 13 centesimi si sta quasi sempre dalla parte della ragione, per cui quando si fanno delle analisi, gli esempi che vedremo dopo legati ai payback economici, dando i 10, 12, 13 centesimi non sbagliamo quasi mai. Producibilità, no, dell'impianto fotovoltaico. Ovviamente fotovoltaico, al di là dell'orientamento dei moduli, se siamo a sud abbiamo una produzione e un irraggiamento solare nel corso della giornata dell'anno maggiore, se i moduli li mettiamo completamente a nord è ovvio che andiamo a ridurre la quantità di energia che il pannello è in grado di assorbire. È legato all'inclinazione degli stessi rispetto all'irraggiamento solare e poi è legato a quelle che sono le fasce geografiche. Evidentemente più vicini siamo all'equatore e maggiore la producibilità media annua, più siamo a nord e meno abbiamo questo tipo di produzione, per cui quelli sono più o meno dei valori legati alla producibilità media dell'impianto. Un kilowatt di fotovoltaico installato a 30 gradi esposizione a sud nel corso di un anno permette di avere una produzione in termini di kilowattora che va da 1000 a 1100 a nord, da 1200 a 1300 al centro e da 1400 a 1500 al sud, per cui realizzo un impianto fotovoltaico a Enna da 3 kW e mi aspetto che nel corso dell'anno esso produca circa 4500 kWh. Stesso identico impianto nelle stesse condizioni di posizionamento a nord arriva intorno ai 3.000-3.300 kWh. Questi dati vengono estrapolati da un software che si chiama PVGIS, che analizza la media di irraggiamento degli ultimi 40 anni, per cui anche in questo ambito, quando si va a fare delle stime e dei tempi di payback, siamo sempre dalla parte della ragione, per cui già si tiene conto di quelle che sono le condizioni climatiche, la pioggia, la nebbia, il vento alto e il calore. Esempio pratico di un impianto fotovoltaico, questo è un esempio su una situazione residenziale con 5700 kWh di consumo annuo e ad oggi il dimensionamento viene ragionato su due possibili soluzioni. Una è quella della copertura integrale del mio fabbisogno, per cui vado a realizzare un impianto fotovoltaico che permetta nel corso dell'anno di coprire l'intero fabbisogno della mia utenza, indipendentemente dal fatto che
i miei consumi possono essere effettuati in fasce orarie in cui il fotovoltaico non funziona. Alle 10 di sera ho comunque un consumo elettrico, ma l'impianto fotovoltaico non sta funzionando. Per cui semplicemente vado a prendere il mio fabbisogno anno, 5700 kW, vado a dividere per il mio fattore moltiplicativo, in questo caso legato a Toscana, quindi 1200 kWh, e so che con circa 4 kW di impianto fotovoltaico io vado a sopperire completamente al mio fabbisogno annuale. Oppure faccio una seconda analisi, adesso sul residenziale è un po' meno importante, in ambito industriale invece quando aumentano i fabbisogni e i quantitativi di energia elettrica può avere un po' più senso che quella di andare invece a segmentare il fabbisogno sulle fasce F1, quella diurna, e F2, che sono le fasce intermedie, il mattino dalle 7 alle 8 e la sera dalle 19 alle 23 e il sabato tendenzialmente tutta la giornata, e le F3 che sono invece lunedì, sabato 23-7 e la domenica e le festività, per cui vado a prendere il 100% dell'F1, che è il momento in cui il fotovoltaico in fase diurna sta funzionando, e poi vado a sommargli anche una parte dell'F2 e una parte dell'F3. In questo caso quindi il mio fabbisogno non è quello integrale ma è parziale, e con un 3 kW vado a fotovoltaico. Tre esempietti legati al funzionamento e al dimensionamento. Vado a realizzare, ho un fabbisogno di 5700 kWh, vado a realizzare un impianto fotovoltaico da 5 kW che nel corso dell'anno a nord mi produce circa 5500 kWh. Abbiamo ipotizzato un 40% di autoconsumo, non tutta l'energia che viene prodotta dall'impianto viene presa in presa diretta. Io ad oggi sono qui, in casa mia l'impianto fotovoltaico sta producendo, ma a parte il frigorifero e probabilmente qualche stand-by del televisore, non ho consumi. Per cui 2200 sono i kilowatt di fabbisogno autoconsumato e 3300 sono i kilowatt che vado a mettere da dentro. Per differenza, se 5700 kW erano il mio fabbisogno, quanto io compravo dal mio gestore inizialmente, e 2200 di autoconsumati, vuol dire che continuerò a comprare circa 3500 kWh. Esempio pratico, 5000 kWh il mio fabbisogno, produco 3600 kWh, 2000 di autoconsumo, 1600 di mercato. Qui abbiamo preso un esempio di una media di valore della bolletta elettrica casalinga che è 24 centesimi, per cui facessimo l'impianto oggi presso la signora Maria e facciamo un impianto da 3 kW a nord, al centro diciamo 3600 kWh, questo è un esempio pratico per cui avrei speso 1200 euro l'anno di bolletta elettrica, con il mio impianto fotovoltaico 2000 kW che riprendo in autoconsumo, per cui risparmio circa 480 euro dalla mia bolletta, butto in rete 1600 kW che conguagliate a 13 centesimi mi generano un bonifico di 210 euro, ha un beneficio totale di circa 688 euro. Questo è un esempio pratico reale rispetto a quelle che possono essere delle situazioni quotidiane. Per cui su un impianto fotovoltaico che può avere un valore mediamente intorno ai 6600 euro di vatto, su fotovoltaico residenziale c'è la possibilità di andare anche a mettere il 50% in detrazione fiscale, per cui il vantaggio che ci dà ad oggi lo Stato è quello di dire io spendo 6600 euro, però in 10 anni il 50%, per cui 330 euro l'anno, lo detraggo dalle tasse fisicamente, per cui mi ritrovo ad avere un rendimento che permette l'ammortamento dell'impianto fotovoltaico dei miei 6600 euro in 4 anni, meno di 5 anni. In termini di rendimento economico e finanziario, se mi costa 6600 euro l'impianto fotovoltaico e circa 688 euro, è circa un 11% di rendimento. Ad oggi non c'è niente di così conveniente in termini di investimento, a parte la droga e la prostituzione, forse in alcuni casi. Però la droga comporta una serie di rischi. Esempio 2 è quello legato invece a una situazione teorica presso la quale io ho un fabbisogno elettrico che indico alla mia produzione. Il principio economico è sempre lo stesso, la differenza è che aumentando il mio fabbisogno vado a diminuire parte dell'autoconsumo, per cui il tempo di rientro, prima se ci ricordavamo eravamo intorno ai 680 euro, passiamo a 626, il mio tempo di rientro aumenta. Ultimo esempio è invece produzione dell'impianto superiore al fabbisogno. Come dicevamo prima, andiamo a produrre
molta più energia rispetto al fabbisogno, per cui andiamo a generare 1600 kW, in questo caso 10 densa. Questi 1600 kW pagati circa 5 centesimi mi portano un beneficio di soli 80 euro e fanno scendere sensibilmente il beneficio annuo dell'impianto. Per cui a parità di condizioni sono andato a proporre un impianto fotovoltaico molto più performante rispetto al mio fabbisogno e anziché generare un beneficio ho generato un problema al cliente finale. Perché il suo tempo di rientro dai 4 anni, qualche cosa è passato a 7 anni. Esempi pratici industriali, stesso tipo di tabellina, queste slide poi saranno a disposizione, per cui su tutti questi esempietti poi li avrete da scaricare. Ambito agricolo, ad esempio, 20, 30, 40 kW sono le taglie che ad oggi vanno per la maggiore. Che appunto vanno a coprire quello che è un fabbisogno medio legato appunto alle varie strutture, per cui questo è un classico esempio di un impiantino da 20 kW che ha un costo che qui abbiamo esagerato intorno ai 30.000 euro, si permette un beneficio di circa 3.800 euro l'anno. Va da sé che rispetto alla maggior parte delle tecnologie esistenti, il fotovoltaico assieme ai LED, quindi in ambito un po' più grande, in ottica di efficientamento energetico e di risparmio energetico, si ripaga da solo. Poi io ho un rimborso economico, però nel corso del tempo, pian piano, il rendimento del mio impianto fa sì che l'impianto si ripaghi, arriva un punto in cui ho un break even che vado a pareggiare completamente il mio costo e da lì in avanti non beneficio. Mentre se compro il trattore, rimane fine a se stesso, mi serve la produzione, non c'è nessuno che me lo ripaga. E questo invece ad esempio sono 100 kW, con una taglia di impianto un po' più grossa. Come vedete i tempi di rientro, bene o male, sono sempre tra i 4 e i 5 anni. Molto spesso si sente parlare nel fotovoltaico, soprattutto in ambito industriale, con la tesi del non è più conveniente perché non ci sono più gli incentivi. Prima c'era l'incentivo, mi pagavano l'energia elettrica, ad oggi l'energia elettrica non me la pagano più, per cui non ha più conveniente. Tenete conto che dal primo conto energia all'ultimo, 2013, c'era un legame molto stretto fra costo dell'impianto e beneficio in termini economici. Mediamente i tempi di rientro, qualcuno di voi forse ha fatto un impianto fotovoltaico industriale, si aggiravano fra i 7 e i 9 anni. 7-9 anni il tempo di ammortamento dell'impianto fotovoltaico, per i successivi 11 ne aveva un beneficio economico. Molto spesso l'ambito di vendita era legato al rapporto fra costo della rata, per cui vado in banca, mi faccio finanziare l'impianto fotovoltaico, ma tanto l'introito che avrò nel corso del tempo da parte del GSE è superiore al costo della rata. Purtroppo ad oggi circa 400, quasi 500 mila impianti fotovoltaici installati, il 12% non è più funzionante. A parte dell'impianto non funzionante, il dramma è che le aziende che hanno realizzato l'impianto e molto spesso anche le aziende che hanno prodotto i materiali per quell'impianto non esistono più. Qui mi ritrovo magari un imprenditore che ha ancora 5-6 anni di finanziamento, il mio impianto non funziona più, le garanzie sono completamente saltate e si spera che le cose non. Abbiamo voluto dare due accenni su quello che è un stadi su un'azienda agricola. La situazione pre-impianto era circa 57.500 kWh di consumo a 19 centesimi di costo e poi abbiamo analizzato quello che erano i consumi sulla base delle fasce, per cui un 78% era in fascia puramente diurna, un 14% nelle fasce intermittenza e un 8% su festività domenica, dimostrazione che in agricoltura anche la domenica spesso si lavora. E totale anno della bolletta elettrica circa 11.000 euro. Situazione preliminare, l'analisi che è stata fatta, è stato proposto un impianto fotovoltaico da 40 kW, qui siamo a nord, per cui il fattore moltiplicativo circa 1000 kWh per kW, 70% stima di autoconsumo, per cui un impianto da 40 kW ha una produzione stimata, in questo caso, di quasi 44.000 kWh. Dei quali circa 30.700 presi in autoconsumo. Costo dell'impianto 48.500 euro, 8 centesimi meccanismo di scambio.
sul fotovoltaico industriale, a differenza di quello residenziale dove dicevamo prima c'è la possibilità di detrarre al 50% il costo dell'impianto, fino alla fine dell'anno scorso c'era la possibilità di sfruttare il superammortamento che prevedeva un plus del 40% rispetto al valore ammortabile del 27,5% del suo ordinamento dell'imponibile. Quest'anno invece fino alla fine dell'anno è stato ridotto al 30%, perché abbiamo un superammortamento al 130%, per cui investimento 48.500, 18.600. Come torno? Andare indietro. Di perito informatico. E 18.000 euro sono in deduzione fiscale, per cui ho un esborso economico di circa 30.000 euro. Risparmio in bolletta calcolato 5.900 euro, il mero calcolo matematico tra la parte di autoconsumo moltiplicata per il prezzo del kilowatt. Energie messe a rete, il 30% di differenza, perché circa 13.000 kWh pagati circa 6.900 euro di beneficio anno, 4,28 per il tempo di ammortamento. Resa economica in 20 anni, per cui 20 anni di produzione dell'impianto, dedotto il costo dell'impianto, 110.000 euro. Quindi investo 48.500 e in 20 anni a impianto pagato porto a casa 110.000 euro. E questa è la situazione effettiva dopo un anno di funzionamento dell'impianto, per cui siamo andati a ragionare, avevamo ipotizzato un 70%, in realtà l'autoconsumo poco più alto, proprio il 74%, produzione effettiva da 43,9, 48,5, non perché l'impianto è eccezionale, ma perché questo è un dato di producibilità media, per cui quando parte l'impianto ha un picco di produzione, poi nel corso del tempo ha un differimento. Valore economico, siamo passati dai 6.900 preventivati a 7.900, per cui riducendo di circa mezzo anno il tempo da morte. Vabbè, queste sono le fotografie di parte di una. Dicevamo all'inizio, l'impianto fotovoltaico ha la possibilità, non potendo fermare fisicamente l'energia elettrica che ha un flusso, si può tentare di stoccarla, quindi realizzare dei sistemi di accumulo per accumulare appunto l'energia elettrica ed andare ad utilizzarla nei momenti in cui abbiamo necessità ma l'impianto non sta producendo. Ad oggi i sistemi di accumulo sono per lo più in ambito residenziale e hanno dei costi che portano normalmente a non optare per questo tipo di investimento, perché il tempo di rientro del sistema di accumulo è molto molto lungo, per cui il beneficio che io riesco a ottenere andando a prelevare l'energia elettrica dal mio sistema di batterie rispetto al meccanismo che abbiamo visto di scambio è molto molto sconveniente, per cui in ambito commerciale il sistema d'accumulo viene proposto o quando si ha una necessità in termini di pancia, per cui il cliente indipendentemente dal beneficio economico è intenzionato a comunque ad avere un sistema d'accumulo, o in situazioni molto particolari dove i consumi annuali, per cui il fabbisogno elettrico, è dislocato prevalentemente sulla fascia notturna. Tanto per avere una breve panoramica, i vantaggi del sistema d'accumulo ovviamente sono maggiore autonomia dalla rete elettrica nazionale, incremento della potenza disponibile dell'utenza. Ovvio che se io ad oggi ho un contatore da 10 kW e ho l'essiccatore che mi parte alle 7 del mattino, posso essere in una condizione in cui per 15 giorni di funzionamento del mio impianto sono costretto ad avere una potenza nominale molto alta del contatore, quando poi avessi 12 mesi e mezzo non ho nessuna necessità di avere 10 kW di contatore. Quando fa l'impianto fotovoltaico e nel momento di produzione dell'impianto ai miei 10 kW di potenza si somma la potenza generata dall'impianto fotovoltaico, col sistema di accumulo io prima di andare a prelevare dal mio contatore vado ad attingere da quello che ho eventualmente all'interno del mio sistema e delle mie batterie.
aumento quindi la parte di autoconsumo, abbiamo visto che mediamente intorno al 40% fa bisogno di autoconsumo verosimile, in questo caso aumentiamo drasticamente. Riduzione della bolletta elettrica, evidentemente, innovazione legata alla durata dell'impianto. Fino a qualche anno fa i sistemi di accumulo avevano batterie di innalzamento al piombo con periodi di funzionamento intorno ai 5 anni con cicli di vita abbastanza ridotti, e questo comportava evidentemente che non si faceva ancora tempo ad ammortizzare il costo dell'investimento, che si doveva andare a intervenire su un'ottica di sostituzione delle batterie, con conseguente anche problematica legata allo smaltimento delle stesse. Ad oggi quasi tutti i produttori garantiscono i prodotti a 10 anni e la stima di vita è ben oltre questo periodo. Sistemi di accumulo esistenti, anche qui un paio di marchi, esistono differenti tipologie di installazione legate a dove fisicamente devo mettere il sistema di accumulo, in questo caso molto velocemente, lato AC, in cui abbiamo questa soluzione che è un plug and play fisicamente, e lato DC dove andiamo fisicamente a sostituire anche la parte dell'inverter. Ottimizzatori. Quindi è un po' più in ottica di innovazione, di efficientamento vero e proprio. Normalmente l'impianto fotovoltaico, come abbiamo visto prima, è costituito da una serie di pannelli che sono legati uno all'altro insieme. Andiamo a realizzare delle stringhe, ciascuna delle quali scende, può essere messa in parallelo in serie e va in verità. Il problema legato al fotovoltaico, al dimensionamento del fotovoltaico e alla progettazione, è che l'inverter, per quanto sia il motore dell'impianto, è una strumentazione, un meccanismo abbastanza stupido. Per cui fisicamente noi in grado di gestire al massimo due tipi di irraggiamento e di orientamento dei moduli, e soprattutto il quantitativo di pannelli che possono essere legati uno all'altro realizzando una stringa è abbastanza ridotto. Per cui, tradotto in parole semplici, con una struttura di impianto così fatta, per cui 2, 4, 6, 8, 10 moduli orientati a est, i tre moduli orientati a ovest, con un inverter tradizionale non potremo mai andare a dimensionare questo impianto, perché il numero di moduli legati a questa stringa è nettamente superiore a questa, e quindi quando accendiamo l'inverter impazzisce, non è capace di gestire le stringhe. Per cui subentra l'innovazione che è legata ai sistemi di ottimizzatore, che fanno sì che ogni modulo abbia un ottimizzatore di potenza che gestisca il pannello come se fosse un impianto autonomo. E qui in questo caso avremo X impianti da 270, 300, 350 watt completamente autonomi. Il vantaggio quindi è non solo la flessibilità in termini di progettazione dell'impianto, possiamo progettare l'impianto in qualsiasi condizione, ma soprattutto abbiamo la possibilità di andare a gestirci pannello per pannello. Come avete visto, abbiamo fatto una panoramica molto molto veloce e spedita su quello che è il fotovoltaico. In realtà anche in termini di producibilità e di valori legati alla produzione dell'impianto non è solo l'orientamento e l'inclinazione, ma ci sono tutta una serie di aspetti che vanno a impedire la produzione dell'impianto. Il più stupido e esemplificativo è la foglia. Mi cade una foglia su questo modulo, io genero un danno non solo su questo pannello, ma su tutta quella che in questo caso è la mia stringa, per cui genero un problema su tutta la mia stringa e conseguentemente sulla mia produzione. Se ho un impianto tradizionale, il pannello, come dicevamo, è in serie uno attaccato all'altro, per cui il danno che io genero su questo, in piccola o media parte, mi genera un problema su tutta la stringa. Con l'ottimizzatore invece io vado a gestire esclusivamente un pannello, per cui questo potrebbe anche completamente rompersi e tutto il resto dei moduli potrà funzionare in stesso modo. Lavoriamo sempre sul picco massimo di produzione, e questo né più né meno quello che vi ho detto prima, per cui possiamo lavorare su stringhe e tensioni completamente diverse, regolate, e riusciamo ad avere una producibilità maggiore. Ovvio che, siccome questo sistema ha un costo sensibilmente superiore rispetto a quello tradizionale, come si diceva a pranzo, in ambito industriale il retrofit diventa un po' complesso andare a proporre un sistema di ottimizzazione. Tenete sempre conto che il concetto di efficientamento, ma anche di beneficio economico, è sempre un rapporto su tre parametri: uno, quanto mi costa il bene, l'investimento iniziale; due, quanto tempo riesco a ammortizzare questo prodotto;
e 3 da quel momento in avanti che beneficio ne ottengo. Per cui se per ottimizzare il 2% dell'impianto fotovoltaico ho un investimento che si ripaga in 40 anni, forse non è senso andare. Beh, per avere vantaggi è la possibilità di monitoraggio pannello su pannello e tutto quello che è tecnologico legato al sistema. Ultimo dei temi, a corredo dell'impianto fotovoltaico e del tema dell'efficientamento energetico, sono le pompe di calore, in questo caso per l'acqua calda e sanitaria, che si sposano col concetto di rinnovabile. Io vado a produrre energia elettrica tramite l'impianto fotovoltaico, questa energia elettrica mi serve per far funzionare il mio fumo di pompa di calore, è uno scaldabagno elettrico evoluto, funziona col principio di scambio con la temperatura dell'ambiente esterno, un po' come i condizionatori, e mi permette di produrre acqua calda, in questo caso sanitaria, elettricamente anziché col gas. Perché si sposa bene col fotovoltaico? Perché mi permette di andare a migliorare e utilizzare tutta l'energia prodotta, anziché metterla in rete e farmela scambiare a 12-13-8 centesimi, vado a produrre energia termica in questo caso e vado a ridurre i costi che ho legati alla bolletta del gas. Sistemi esistenti ad oggi, sistema monoblocco piuttosto che basamento, piuttosto che esterno, vantaggi della tecnologia. Con un sistema di questo tipo tagliamo circa il 70% di quelli che sono i costi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria, sia essa con situazioni come potrebbero essere uno scaldacqua elettrico, o meglio ancora se abbiamo uno scaldacqua tradizionale a gas, che è negli anni 70. Abbinamento col fotovoltaico, io vado a sfruttare la mia parte di produzione di energia elettrica e in quel momento, in quelle fasce orarie, vado a scaldare fisicamente l'acqua. Ottimizzo il più possibile la parte di autoconsumo e di autoproduzione nel momento in cui in inverno ho la parte bassa e non necessiterebbe dell'acqua calda. E nella parte invernale è estiva, al contrario, sfrutto il massimo dell'autoconsumo. Tempo record. Facciamo magari adesso un attimo coffee break, eh? Io avrei finito. Adesso c'è Giancarlo. Siamo subito Giancarlo. Grazie a tutti. Allora, grazie Andrea, molto interessante. E inviterei adesso l'architetto Giancarlo Biscia sull'efficientamento energetico tramite LED. Cioè, la presentazione è ovviamente alla fine delle varie relazioni abbiamo un esempio finale, abbiamo anche la possibilità poi di fare un po' di domande, sarete poi successivamente domande, ovviamente, che poi le parleremo dopo. Buongiorno a tutti. Adesso vedremo la parte relativa all'illuminazione LED. Innanzitutto ringrazio per l'ospitalità l'università e voi ovviamente per la presenza. Allora, una buona fetta di efficientamento energetico chiaramente è riservata alla parte di illuminazione LED. Chiaramente parliamo di illuminazione LED e di illuminazione artificiale. Partiamo da dire che cos'è il LED. Il LED fondamentalmente è un diodo che emette luce. Le prime volte che è stato utilizzato il LED si utilizzava per le luci di stand-by dei televisori, giusto per capirci. Con la tecnologia, chiaramente questo tipo di illuminazione è migliorata, è aumentata, e ad oggi con il LED si possono realizzare delle fonti luminose che possono essere dei corpi luce che vanno a coprire l'illuminazione di circoli sportivi, quindi parliamo di campi da tennis, piuttosto che grandi realtà industriali. Il LED, il vantaggio diciamo che presenta il LED è quello di emettere solamente la luce, quindi non dà nessun tipo di radiazione
infrarossa o ultravioletta. Parlando di emissioni di luce, capiamo subito la differenza o il vantaggio che il diodo LED offre rispetto alla luce tradizionale. Qui fondamentalmente abbiamo voluto raggruppare la radiazione termica, la luce scarica in gas e quella che riguarda appunto i diodi luminosi. Quando parliamo di radiazione termica parliamo di luci di lampadine alogene o lampadine di incandescenza. Questo tipo di sorgente luminosa emette un flusso luminoso di 14 lumen bulb. Quindi l'emissione luminosa di questo tipo di luce è di 14 lumen bulb. Se parliamo invece di quelli a scarica gas, e quindi parliamo di iodori metallici, gli iodori metallici sono quel tipo di lampada che noi troviamo negli attuali proiettori dei circoli del tennis. Quindi hanno il classico proiettore da 400 watt o da 250 watt agli iodori metallici. Questo tipo di fonte luminosa ha una emissione di luce pari a 70-80 lumen bulb. Un'altra invece, sempre parlando di scarica in gas, un altro tipo di lampada è la SAP, la sodio alta pressione. La SAP è quel tipo di lampada che noi troviamo come lampioni stradali, quei lampioni stradali che hanno una colorazione arancione. Ecco, quel tipo di lampada è una lampada a scarica e l'efficienza luminosa è intorno ai 70-80 lumen watt. Passando all'ultima parte, ovvero proprio quella del LED, ai diodi luminosi, il LED ha un'emissione luminosa pari a 120-130 lumen watt. Quindi, parlando solo di emissione luminosa e quindi di lumen, capiamo bene che il LED è 10 volte superiore alle lampade a incandescenza o quella alogene e 2 volte superiore a quelle agli iodori metallici o alle SAP. Quindi è chiaro che in termini di risparmio economico e risparmio di consumi, il LED garantisce 2 volte rispetto alle lampade a scarica e quasi 10 volte rispetto alle lampade a radiazione termica. Quindi questo qui è il primo dato tecnico che ci fa capire i vantaggi del LED. Le caratteristiche poi del LED. Allora, il LED ha una durata di 50.000 ore, quindi la durata di questo diodo è veramente una durata molto lunga rispetto, o molto maggiore rispetto a quella garantita alle attuali lampade tradizionali. Parliamo di lampadine incandescenza, sono 8.000 ore, parliamo di iodori metallici, siamo intorno ai 25.000 ore. Quindi è chiaro che la lunga durata è un secondo vantaggio di questo diodo luminoso. Come ho detto nella prima slide, l'emissione di luce è senza raggi ultravioletti. Il LED garantisce dimensioni molto compatte, infatti parliamo di un diodo. Il diodo può essere o molto grosso, e quindi si parla di COB, oppure si parla di full LED. Il full LED non è altro che l'avvicinamento di questi diodi. Quindi il full LED permette di realizzare dei corpi illuminanti, esempio dei proiettori, che garantiscono dimensioni molto compatte perché riguardano appunto l'avvicinamento di questo diodo. Nel tempo c'è stata un'evoluzione proprio delle caratteristiche e dello sviluppo dei prodotti. Dopo vedremo il nostro proiettore che si chiama Bolt, come è costituito dal full LED e quindi da piccoli LED molto vicini tra di loro. Abbiamo parlato di lumen watt, quindi quello che dicevamo prima è il vantaggio che il LED garantisce rispetto alle lampade tradizionali. Quindi i lumen watt emessi dal LED sono pari a 120-130 lumen watt. La resa cromatica, ovvero sulle schede tecniche comparirà la voce CRI. Il CRI è la resa cromatica del LED. Solitamente ad oggi è intorno all'80. In alcuni prodotti particolari, faccio l'esempio di illuminazione per negozi, dove ci sono dei faretti che devono garantire
la corretta colorazione dei prodotti in vendita, il CRI in quel tipo di caso raggiunge anche il 90. Chiaramente più alto il CRI, più il colore viene visualizzato da noi in maniera corretta. Il flusso luminoso, il ciclo di vita strettamente legati alla temperatura d'esercizio, ovvero sono legati appunto alla vita del LED. Il LED, appunto, come diciamo nella prima linea, ha una durata di 50.000 ore. Ci sono poi un'altra serie di caratteristiche del LED. Una su tutti è che il flusso luminoso viene emesso al 100% appena noi accendiamo i nostri prodotti, che siano dei proiettori, che siano delle campane o dei faretti a binario. Noi abbiamo la possibilità che una volta che accendiamo l'interruttore, il LED emette il 100% del flusso luminoso. Altri tipi di prodotti si devono scaldare, come diciamo in maniera un po' volgare, si devono scaldare prima di emettere il 100% della propria forza luce. Le grandezze luminotecniche del LED sono sostanzialmente le temperature del colore, ovvero il LED si può scegliere per la luce calda, la luce neutra o la luce fredda. Comunemente la luce calda è la 3000 gradi Kelvin, quindi è una luce color giallo che noi utilizziamo molto in ambito residenziale o nella parte di relamping per gli hotel. La luce neutra è la 4000K o 4500 ed è utilizzata molto in ambito industriale, quindi tutte quelle parti che riguardano magazzini piuttosto che aree di produzione o anche circoli sportivi hanno una luce che è neutra, ovvero la 4000K. L'ultima luce, la 6000K, è una luce fredda. Sostanzialmente questa luce è una luce ospedaliera, quindi una luce molto molto fredda che tende quasi al blu. Oggi la luce 6000K viene poco usata. Sostanzialmente noi, la nostra serie di prodotti è quasi tutta 4000K, se non per la parte hotellerie o per la parte residenziale, quindi le lampadine piuttosto che alcuni faretti incasso, che sono intorno ai 3000K. Del CRI ne abbiamo parlato prima, nelle caratteristiche del LED, è appunto l'indice di resa del colore. Ad oggi, ripeto, il LED si aggira, si attesta intorno agli 80 come primo. Una serie di termini che vengono utilizzati quando si parla di LED e quando si parla di illuminamento soprattutto, ovvero una lampada, l'emissione, la quantità di luce emessa da una lampada, ovvero flusso luminoso, viene definito lumen. Quindi una lampada produce 1000 lumen. L'efficienza luminosa è chiaramente il rapporto tra i lumen emessi e i watt consumati. Quindi questo tipo di rapporto ci dà l'efficienza luminosa del nostro prodotto. L'illuminamento, parliamo di lux. L'illuminamento sono i lux a terra, cioè la quantità di luce che ci arriva a terra. Quando noi realizziamo un progetto illuminotecnico e quindi quando viene richiesta una certa quantità di flusso luminoso nelle varie normative, si parla di lux a terra e non più di lume. Quindi i termini più comunemente usati sono il flusso luminoso della lampada, i lumen, l'efficienza luminosa, i lumen watt, e l'illuminamento, che sono i lux. L'intensità luminosa è quella quantità di luce che viene emessa in una certa direzione. La luminanza è l'unica grandezza fotometrica percepita dagli occhi. Fondamentalmente di questi 5 termini, i primi 3 sono quelli più utilizzati e che più potete trovare. Sotto abbiamo voluto riportare 3 schermate. Quelle schermate sono le curve illuminotecniche, ovvero noi quando facciamo un progetto illuminotecnico andiamo ad inserire nel nostro programma il Dialux
una serie di curve luminotecniche. La prima curva, quella un po' più panciuta, giusto per capirci, è una curva fotometrica che garantisce un flusso di luce omogeneo. Questo può essere un classico proiettore che deve illuminare un parcheggio piuttosto che un'area aperta. Quindi è una curva omogenea. La seconda è una curva concentrante, quindi è una curva che deve illuminare un preciso punto. L'ultima curva, un po' più particolare, è la classica curva che viene utilizzata nei supermercati, perché fondamentalmente al centro si ha il corridoio e poi la parte di luce, di flusso luminoso, illumina chiaramente i prodotti sugli scaffali. Quindi è una luce che si trova fondamentalmente con lampade lineari nei supermercati. Quindi abbiamo voluto riportare tre curve fotometriche che noi utilizziamo. Chiaramente Melchioni lavora in un'ottica di servizio, quindi tutto quello che noi andiamo a produrre a Borghetto Olgiano andiamo poi a inserire nei progetti luminotecnici, è tutto legato il nostro progetto con il nostro prodotto e la realizzazione dello stesso. Quindi il progetto che noi andiamo a vendere chiaramente ha quella curva illuminotecnica che noi inseriamo a progetto. L'abbagliamento diretto e indiretto, fondamentalmente diretto è quello che viene percepito direttamente dall'utente, indiretto è quello riflesso. Ci sono una serie di valori limite che la normativa richiama, che sono i valori limite UGR. Sostanzialmente ad oggi il valore limite più richiesto, insomma, o che più noi troviamo comunemente in tutti i progetti che affrontiamo piuttosto che nelle aree di intervento, è l'UGR19. L'UGR19 è un valore limite che non deve essere superato in quegli ambienti che sono soprattutto uffici. Quindi è un valore limite che deve essere garantito per non abbagliare o infastidire gli operatori che lavorano a PC piuttosto che devono scrivere. Ci sono un'altra serie di valori limite UGR, come il 16 che riguarda i disegni tecnici, oppure ci sono altri valori dal 22 in poi che riguardano la parte industriale, produttiva e ferroviaria dei capannoni. Chiaramente minore è il valore UGR e migliore è la luce e minore sarà l'abbagliamento che l'utente percepisce. Illuminazione diretta e indiretta. Diretta chiaramente è quella che cade sul tavolo, sul banco da lavoro, ed è una luce direzionata. Fondamentalmente quella indiretta è quella di riflesso. Lì abbiamo messo una foto di una vedetta perimetrale in ufficio che spara la luce verso il soffitto e poi viene rimbalzata sul tavolo o sulla postazione di lavoro. Sempre luce indiretta e luce diretta. E poi abbiamo messo anche la luce morbida. La luce morbida è una luce che garantisce l'assenza di abbagliamenti e che ha un effetto simile alla luce diurna. Quindi abbiamo voluto citare un altro termine, luce morbida, che ogni tanto si sente. Qui adesso facciamo una rapida carrellata dei prodotti LED più usati, quindi quelli che sono a più alta rotazione in ambito soprattutto industriale. La Dive, che è la nostra plafoniera stagna, sostanzialmente è la classica plafoniera che noi troviamo negli ambienti produttivi piuttosto che nei magazzini. Questo tipo di prodotto ha tre taglie a tre lunghezze, che possono essere da 60 cm, che è la classica 1x18 o 2x18, da 120 cm, che è la 1x36 o la 2x36, e poi infine abbiamo la profondità più lunga, che è la 1x58 o 2x58, che è lunga 150 cm.
La differenza tra 1x58 o 2x58 significa che la 1x58 ha un solo tubo neon, la 2x58 ha due tubi neon. Quindi la differenza sta proprio nella larghezza della lampada, la lunghezza rimane costante. Questi tipi di valori, 1x58 o 2x58, sono quelle che comunemente troviamo oggi. Noi le sostituiamo, faccio un esempio, la 2x58 con la nostra Dive da 59 watt. Quindi è chiaro che il prodotto che noi proponiamo consuma la metà di quello che attualmente viene utilizzato. Quindi è chiaro che in termini di risparmio energetico, quindi quando parliamo di consumi, e di risparmio economico, garantisce un risparmio del 50%. Abbiamo messo una foto di un ambiente, di un magazzino, dove abbiamo fatto il relamping, ed è un sito industriale, in questo caso è Amazon. Un altro prodotto che si trova ormai sempre più frequentemente negli ambiti di ufficio, piuttosto che di esposizioni di abbigliamento, è il pannello 60x60, l'ML 418. 418 perché? Perché va a sostituire i classici 60x60, dove all'interno ci sono 4 tubi neon da 18 watt. Ecco perché 4x18. Questo tipo di pannello è un pannello molto sottile, che va chiaramente all'incasso e si sostituisce perfettamente ai pannelli che troviamo oggi tradizionalmente. Abbiamo voluto anche riportare la Razor. La Razor è un pannello che si avvicina molto ai pannelli esistenti, ovvero i pannelli esistenti 4x18 hanno i 4 tubi neon e poi hanno delle lamelle. Queste lamelle sono un'ottica particolare, l'ottica dark light, che serve appunto per ridurre l'abbagliamento e il fastidio all'operatore che lavora. Quindi in alcuni casi, quando noi facciamo relamping negli uffici, vari clienti ci chiedono di tenere lo stesso tipo di pannello che hanno oggi, quindi la stessa forma, lo stesso taglio, e allora noi proponiamo, invece che l'ML418, proponiamo la Razor. La Razor chiaramente si può utilizzare come pannello sia all'interno degli uffici sia anche nella parte corridoi. È chiaro che, come abbiamo visto nelle slide precedenti, io ho citato l'UGR19. Noi possiamo mettere lo stesso tipo di pannello, UGR19 o tradizionale. Chiaramente l'UGR19 andremo a inserirlo nella parte uffici, nella parte corridoi chiaramente possiamo tenere il pannello tradizionale. Un altro tipo di prodotto ad alta rotazione è il Bolt. Il Bolt è il nostro proiettore. In questa slide ho voluto inserire la scheda tecnica del proiettore, ho voluto inserire la meccanica del proiettore. L'ho inserita perché questo tipo di proiettore nasce su stampi Melchioni, su produzioni Melchioni, su disegni Melchioni. Quindi tutto il percorso che Melchioni fa in un'ottica di servizio, non solo di vendita di prodotto, chiaramente riguarda tutta la parte di sviluppo e poi di progettazione del prodotto. Questo è un proiettore da 120 watt, quello che vediamo, con la tecnologia full LED, quindi all'interno ci sono N diodi che costituiscono la scheda LED. Questo tipo di proiettore è un proiettore modulare da 120 watt. Ciò significa che quando noi andiamo a fare il relamping di un campo da tennis, per esempio, dove montano attualmente un 400 watt a Iuduri, sostanzialmente cosa facciamo? Mettiamo in maniera modulare due volt da 120 e con un volt da 240 watt possiamo sostituire senza nessun tipo di problema un proiettore a Iuduri da 400 watt. Questo tipo di prodotto è modulare e possiamo arrivare fino a una potenza di 960 watt, quindi per illuminare torri faro, per sostituire prodotti su una torre faro, chiaramente servono
potenze maggiori, perché arriviamo anche ad altezze tra i 20 e i 25 metri, e quindi serve un proiettore modulare che abbia una potenza maggiore. Ultimo prodotto che vediamo è l'Industrial Eco. Anche qui ho voluto inserire la scheda tecnica della campana, perché è una campana che nasce anche qui su disegni nostri, su stampi nostri e su uno sviluppo di prodotto migliore. L'Industrial Eco come prodotto è un prodotto chiaramente Made in Italy, garantito 5 anni, e che si può trovare in tutte quelle aree che sono di produzione, che sono magazzini, e va questo prodotto a sostituire le campane, i classici tagli di campane che possono essere 250 watt o 400 watt IO2. Di questo prodotto noi abbiamo tre taglie, o il 130 watt, o il 150 watt, o il 180 watt. Questo tipo di prodotto negli anni, da quando è nata la nostra divisione nel 2011, vincendo le gare di Finmeccanica Oggi Leonardo, siamo riusciti a produrne e installarne 8.000 pezzi. Questo è un altro tipo di prodotto, che è il lampione industriale, scusate, il lampione stradale. Il lampione stradale ha un'ottica, questo tipo di ottica è sempre un'ottica full LED, è un prodotto garantito 5 anni e ha una vita superiore alle 100.000 ore. Quindi questo tipo di prodotto, la Ton K, è un prodotto che noi commercializziamo, un prodotto Made in Europe, garantito 5 anni. Come si arriva a definire qual è il prodotto corretto da inserire, o come ci muoviamo noi all'interno dell'ufficio quando dobbiamo presentare ai nostri clienti la giusta offerta di relamping LED? C'è quindi un'analisi preliminare e uno studio di fattibilità. Allora, questa è la scheda di rilievo dati. Fondamentalmente, per fare un progetto illuminotecnico, per fare un'offerta di relamping LED, ci serve sapere chi è il cliente, che prodotti tradizionali sta montando e soprattutto quanto spende in termini di euro al kilowattora. Quando noi abbiamo questi tipi di parametri, possiamo capire qual è lo stato di fatto che ha il cliente. Lo stato di fatto dell'illuminazione che ha il cliente. Chiaramente ci servono sapere riguardo allo stato di fatto, dobbiamo sapere dov'è il prodotto, quindi chiediamo l'ubicazione, vogliamo sapere che tipo di prodotto è, quindi ci serve una descrizione, diciamo così, plafoniera stagna 2x58, la potenza, quindi i watt di consumo, in questo caso segneremo 2x58, la quantità delle lampade, e poi legato a quello noi riusciremo ad avere in termini di consumo e in termini economici quant'è lo stato attuale di consumo che ha il cliente. Nel caso in cui dovessimo fare un semplice relamping 1 a 1 significa ho una lampada, tolgo quel tipo di lampada tradizionale e ne metto una LED. Nel caso in cui ho la richiesta di un 1 a 1, o noi verifichiamo da ufficio che dobbiamo fare l'1 a 1, non ci serve avere il DVG. Il DVG è un file che noi importiamo nel Velux. Quindi per fare la nostra progettazione, nel caso in cui non serva un 1 a 1 ma dobbiamo andare a riprogettare l'illuminazione da garantire al cliente, chiediamo il file CAD, quindi il DVG. Una volta che abbiamo questa serie di parametri, di valori legati con le foto, chiaramente in maniera tale che abbiamo un quadro il più completo possibile per fare l'analisi, noi elaboriamo questo tipo di studio, l'SDF, lo studio di fattibilità. Chiaramente la prima parte riportiamo chi è il cliente, quali sono i consumi, e nella parte che voi
vedete con la linea rossa è la configurazione esistente, e lì andiamo a determinare quali sono i watt consumati oggi e i costi che il cliente ha oggi. Abbiniamo alla lampada tradizionale il nostro prodotto LED, che sia un prodotto per illuminare il magazzino, la plafoniera stagna, la campana, che sia un prodotto per illuminare la parte esterna, quindi un proiettore, oppure che sia un altro prodotto per illuminare magari delle strade all'interno della proprietà, quindi un lampione stradale. Dopodiché andiamo, una volta inseriti i giusti prodotti, andiamo a vedere qual è il consumo con lo stato della nuova configurazione. Una volta inseriti tutti questi dati, noi avremo la casella risparmio, quindi lì riusciamo a vedere quanto il cliente potrà risparmiare dalla vecchia configurazione alla configurazione che noi proponiamo. Chiaramente ci sono anche dei dati finanziari per capire qual è l'investimento, e poi c'è anche un ritorno dell'investimento. Quindi ci sono una serie di valori, una serie di termini che permettono di capire qual è in termini finanziari l'operazione. Il progetto, come ho anticipato prima, alcune operazioni, alcune sostituzioni sono di sostituzione 1-1, quindi non serve o non ci viene richiesto il progetto illuminotecnico. Faccio un esempio: ho un magazzino, ho 50 lampade tradizionali, 50 plafoniere stagne, l'illuminazione è già discreta con la lampada tradizionale, devo solo garantire quel tipo di luce, cambio le mie 50 lampade e ne inserisco 50 LED. Con certezza so che la luce che andrò a proporre al cliente sarà di gran lunga maggiore a quella che attualmente ha. Nel caso in cui dobbiamo garantire dei lux a terra e un'uniformità, noi andiamo a fare un progetto illuminotecnico. Il progetto illuminotecnico ha, diciamo, una serie di normative che noi dobbiamo rispettare, che sono delle normative sia per lavori interni, quindi produzione piuttosto che viene passaggio, lavori esterni, oppure delle strutture sportive, circoli sportivi, campi da calcio, tutte strutture sportive e norme CONI. Questa è una schermata del progetto illuminotecnico che noi andiamo a realizzare. I puntini rossi che vedete sono le lampade che noi abbiamo inserito. I valori 480 che voi vedete continuamente nel quadro, nel riquadro, nel perimetro, sono i lux che noi stiamo garantendo a terra. Tutte quelle ondine invece che vedete soprattutto sul perimetro sono i livelli di grigio o i vari livelli che il progetto garantisce a terra, quindi i vari lux garantiti a terra. Chiaramente importante è inserire alcuni tipi di dati, come l'altezza. Quando noi andiamo a fare un progetto illuminotecnico all'interno di uno stabile, noi dobbiamo garantire da normativa dei lux sul tavolo. Quindi il nostro piano non sarà a 0,10 per capirci, ma sarà a 0,85, dove chiaramente l'operatore lavora e quindi deve vedere. Questa è un'altra schermata, se vogliamo è simile, diciamo, alla precedente, però chiaramente ci dà altri valori. In questo caso i valori questa schermata inserisce sono, e che noi teniamo in considerazione, sono gli ultimi 5. Di questi 5 i più importanti e da normativa CONI che ci chiedono di rispettare, o da normativa in generale, sono: il primo valore, i lux medi a terra, e il quarto valore, l'uniformità e minimo su e medio.
noi, una volta che garantiamo, in base all'illuminazione che dobbiamo fare per quel tipo di ambiente, i lux richiesti e l'uniformità richiesta dalla normativa, noi abbiamo realizzato un progetto illuminotecnico che sicuramente garantirà quel tipo di valori in termini di luce e in termini di uniformità. Chiaramente, come dicevo prima, le curve fotometriche che noi andiamo a inserire quando facciamo il progetto sono le stesse curve che poi fisicamente, realmente, troveremo sul nostro prodotto. Quindi noi inseriamo la curva del Bolt piuttosto che della telefonia stagna, e poi da progetto avremo dei lux. Una volta che realizziamo l'impianto, andiamo a verificare direttamente sul sito i lux a terra, troveremo gli stessi valori, se non dei valori più alti, perché cerchiamo sempre di lavorare in maniera anche cautelativa. Ultima schermata, abbiamo messo delle superfici di calcolo per zone, nel senso che un ambiente può avere lo stesso tipo di lavorazione e quindi noi possiamo diciamo tenere tutta la superficie con gli stessi lux a terra, la stessa uniformità, ma non è detto che in un ambiente libero, dove all'interno magari ci sono solo dei pilastri, io ho la parte destra dove devo garantire 500 lux perché l'azienda, la struttura deve fare un certo tipo di lavorazione, e nella parte sinistra devo solo garantire un illuminamento normale perché magari ho una zona di stoccaggio, di magazzino. Quindi è chiaro che in quel tipo di ambiente dovrò lavorare in maniera diversa, garantendo lux a terra e uniformità diverse. Chiaramente più il lavoro è sofisticato, più il lavoro è preciso, più i lux saranno alti, più l'uniformità sarà alta. Il noleggio operativo è una formula che noi utilizziamo molto in fase di vendita, nel senso che noi possiamo chiaramente vendere direttamente i prodotti oppure sfruttare il noleggio operativo. Il noleggio operativo permette al cliente di non avere nessun anticipo, ovvero stiamo facendo un'offerta da 10.000 euro, il cliente, facendo il noleggio operativo, può spalmare questa cifra grazie alla banca in 5 anni. Questo significa che il cliente può permettersi di avere l'impianto a LED subito, senza avere nessun anticipo. E questo tipo di impianto viene spalmato, il pagamento di questo impianto viene spalmato in 5 anni. Il noleggio operativo può sostanzialmente essere da 2 a 5 anni, ma chiaramente la maggior parte delle volte, il 90% delle volte, il canone che più viene richiesto e più utilizzato sono i 5 anni. Ci sono poi altri vantaggi che il noleggio operativo permette, come la piena deducibilità fiscale dei canoni, la piena deducibilità fine IRAP, non c'è nessuna segnalazione nella centrale di rischi di finanziamento, diciamo nella centrale di rischi c'è il noleggio operativo, no, e poi ci sono alcune altre, insomma, vantaggi che il noleggio operativo permette. Degli esempi pratici abbiamo voluto inserire, come ho citato prima, un case study che riguarda il gruppo Finmeccanica. Negli anni abbiamo partecipato a una serie di gare di Finmeccanica e ad oggi ci siamo aggiudicati i siti di Nole Anagni e Foggia Grottaglie. Questi due siti tecnologici ci hanno permesso appunto di costruire, lavorare e vendere circa 8.000 campane industriali, quella che vedevamo prima, insomma, la Industrial Eco. Questo tipo di relamping che abbiamo fatto per Finmeccanica oggi Leonardo, il corpo illuminante venduto, cioè il padellone, la campana, è molto utilizzata anche per gli ambienti agricoli, ovvero per ambienti che possono essere magazzini piuttosto che altre aree all'interno dei locali stessi.
con la campana che qui viene riportata più volte, è stata venduta anche la palfroniera Stagna, quindi due corpi illuminanti utilizzati, molto utilizzati in ambito industriale, prodotti ad alta rotazione, che vengono molto richiesti e che permettono degli ampi vantaggi in termini di risparmio economico e risparmio di wattaggio, di consumo. La plafoniera Stagna, per capirci, la 2x58 viene sostituita con una 59 watt, oggi il wattaggio è ancora sceso, si aggira intorno a 54 watt, e la campana industriale, la classica campana da 400 watt, viene sostituita con la nostra da 180. Quindi è chiaro che il risparmio che permettiamo è intorno al 50%, se non superiore. Qui abbiamo un po' messo le caratteristiche del prodotto, abbiamo un po' sezionato la nostra campana e siamo un po' andati ad analizzare la parte che riguarda la parte dissipatore, che permette di far lavorare il LED in maniera corretta, non fa scaldare troppo il LED. Il dissipatore serve a questo, a far lavorare in maniera adeguata il diodo LED. Sotto il dissipatore ci sono un'altra serie di prodotti, di parti, e la più importante chiaramente è la scheda LED. Vediamo qua. Questa qui, dove lì abbiamo praticamente inserito tutti i nostri diodi, quindi parliamo di un full LED, come dicevo all'inizio. Questa è la campana, gli 8000 pezzi citati prima, vedete che la campana è stile la classica campana che troviamo oggi nei prodotti tradizionali. Ad oggi invece i nostri prodotti si sono chiaramente evoluti e vedete come l'industrial eco è più schiacciata. Questo perché? Perché siamo andati a alleggerire il nostro prodotto in maniera tale che l'installazione risulti più snella, più leggera, più semplice per gli operatori. Ultima schermata, soprattutto mi soffermo sul risparmio percentuale, ovvero il 50%, e poi mi soffermo sulle ultime due foto dove vedete la quantità di prodotti installati. Grazie a tutti voi. Grazie Giancarlo, siamo in perfetto orario, direi precisi con l'orologio svizzero, per cui direi aperto il coffee break, facciamo una pausa, ricominciamo fra un quarto d'ora con l'ultimo intervento da parte dell'ingegner Villarini. Abbiamo la relazione, adesso toccherà l'ingegnere Mauro Villarini sulla nuova normativa per l'efficienza energetica, e dopodiché faremo le conclusioni con il dibattito per eventuali domande rivolte ai relatori, e successivamente ci sarà il rilascio degli attestati, per cui lascio la parola a Mauro. Sarò cercato di essere sintetico perché così mi è stato richiesto, essendo l'ultima presentazione. Si sente? E parliamo dell'inquadramento normativo di quella che è il quadro normativo per l'efficienza energetica. Il quadro normativo si è infittito con gli anni e è diventato sempre più complesso e più ricco. Per cui oggi parliamo in particolare di EGE, di Energy Manager, che sono delle figure professionali, e di diagnosi energetica, che è un'attività obbligatoria richiesta ad alcune particolari tipologie di aziende. Però appunto con gli anni sostanzialmente la comunità europea ci richiede agli stati membri di inquadrare le attività propedeutiche al conseguimento dei titoli che certificano
l'effettivo risparmio energetico conseguito da un'azienda, da una qualsiasi realtà, da qualsiasi soggetto giuridico o privato. E quindi diciamo si dà il là ad un processo di inquadramento, proprio un processo di inquadramento certificato per riuscire a classificare, inquadrare le figure professionali, uno, le società di servizi che devono svolgere l'attività di consulenza verso le società energivore, cioè le società, le aziende che consumano tanto, e poi un inquadramento vero e proprio anche dell'attività. Quindi se io devo fare una diagnosi energetica, questa diagnosi energetica deve seguire un indice, deve avere determinati parametri, deve avere determinati contenuti. Quindi in questo modo posso affermare di aver svolto, di aver realizzato un documento di diagnosi energetica, un'attività di diagnosi energetica. Questa attività è stata svolta attraverso Accredia, che è un ente italiano per la certificazione, per l'accreditamento, ed è l'ente quindi italiano che per esempio ti fa l'esame perché tu possa diventare, se lo superi, un EGE. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Tutto viene inquadrato. Per farvi un esempio, prima di questa fase normativa, proveniente, come dicevo, da un'emanazione europea, per ottenere titoli di efficienza energetica non era necessario un vero e proprio inquadramento della società di servizi che doveva approntare l'intervento di efficientamento. Facciamo un esempio: se un'azienda agricola voleva cominciare a sfruttare la biomassa prodotta sul proprio territorio e utilizzare questa biomassa a fini energetici attraverso una caldaia a biomasse, io potevo supportare questa azienda agricola in qualità di società SRL in cui oggetto sociale risultasse che mi occupavo di energia. Oggi come oggi invece non è più possibile che questa attività, quindi il conseguimento, la certificazione di quel risparmio energetico sia fatto attraverso una società di questo tipo, ma deve essere conseguito attraverso una società certificata, detta ESCO, e che deve avere determinati requisiti normati dalle norme UNI. Quindi le norme UNI sono le norme tecniche di riferimento che ci consentono di definire dei paletti rispetto ai quali rientro in quella categoria. E quindi in particolare la società ESCO, Energy Service Company, deve avere rispetto al passato tutta una serie di requisiti, tra cui avere al suo interno un EGE, cioè una figura professionale che si chiama EGE perché ha come acronimo di esperto in gestione dell'energia, e che appunto a sua volta viene certificata superando un esame vero e proprio con Accredia. Quindi certificazione di società, certificazione di attività, certificazione di profili professionali. In particolare, che cosa richiede il decreto pilastro di questo inquadramento, che è il 102 del 2014, recepimento di una direttiva europea? Richiede che le aziende, che poi vedremo, si attrezzino per realizzare al proprio interno delle diagnosi energetiche. E quindi se il decreto entrava in vigore il 18 luglio del 2014, entro il 18 luglio del 2016 questo obbligo doveva essere espletato. Questo obbligo doveva essere espletato con la condizione però che in una prima fase, quando ancora non era normato, potesse essere svolto da qualsiasi tecnico, e quindi non era necessario che il tecnico che facesse la diagnosi energetica avesse un profilo ben particolare, ben definito. Dopo una certa data è diventato obbligatorio fare queste diagnosi energetiche attraverso la figura che menzionavo prima, che è l'esperto in gestione dell'energia. Ok? Chi ha questi obblighi? Chi ha l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica? Qui veniamo sul complesso, no? Quindi le imprese soggette possono essere o grandi imprese, quindi imprese che hanno un numero di dipendenti maggiore di 250 e un fatturato maggiore di 50 milioni, oppure un bilancio maggiore di 43 milioni.
oppure se non sei una grande impresa ma sei energivoro, quindi sei piccolo ma sei intenso dal punto di vista energetico, allora hai comunque questo obbligo, e per ricadere in questa tipologia devi rispettare due condizioni, quindi il rapporto tra il costo dell'energia e il fatturato deve essere maggiore del 3%, quindi più del 3% del fatturato lo spendo in energia, e poi il consumo elettrico oppure il consumo energetico non elettrico, quindi tendenzialmente quello termico, deve essere superiore ai 2,4 gigawattora. Quindi se io ricado in una di queste categorie ho questo obbligo, o grande impresa o impresa energivora. Ok? Posso sfilarmi da questo obbligo se applico ai miei processi produttivi un sistema di gestione dell'energia. Il sistema di gestione ormai viene applicato in tutti gli ambiti, viene applicato all'ambito della sicurezza, all'ambito ambientale, ed è un approccio che ci viene dall'ingegnere americano Deming. In pratica si tratta di un approccio descrittivo di quelli che sono i processi all'interno di un'azienda, e quindi nell'associare tutto quello che viene fatto all'azienda a processi, quindi descrivere attraverso dei processi, delle procedure interne, il lavoro che viene svolto, l'attività che viene svolta, e si studia questa attività per migliorarla dal punto di vista del tema che interessa in quel momento. Quindi in questo caso stiamo parlando di energia, e quindi è un sistema di gestione dell'energia. Quando si parla di sicurezza sarà un sistema di gestione della sicurezza, però l'approccio filosofico è lo stesso, quindi è quello del PDCA, quindi Plan, Do, Check and Act. Ok? E dunque, nel caso della norma che si occupa del sistema, che inquadra il sistema di gestione dell'energia, io ho la possibilità di partire dalla politica energetica della società, e quindi la società si fissa degli obiettivi di efficientamento, pianifico per conseguire questi obiettivi, attuazione e funzionamento del piano, degli interventi che ho progettato, e poi successivamente c'è tutta la fase di verifica. Una volta fatta la fase di verifica attraverso la sorveglianza, il monitoraggio, la contabilizzazione, quindi mi sono dotato anche di strumenti per quantificare il beneficio energetico che ho portato attraverso queste misure, ritorno all'inizio per reiterare il processo fino alla perfezione, teoricamente, che non si raggiunge mai, no? Quindi adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, perché abbiamo detto che abbiamo poco tempo, ci sono tutta una serie di azioni ben definite dalla norma UNISO 50001 che devo seguire per poter applicare alla mia realtà industriale, alla mia realtà aziendale, un sistema di gestione dell'energia. Vi dicevo questa era una parentesi, torniamo da dove eravamo partiti, perché abbiamo parlato di sistema di gestione dell'energia. Perché abbiamo detto che alcune aziende hanno l'obbligo di effettuare la diagnosi energetica al loro interno, all'interno del loro processo industriale, aziendale, quello che sia. E lo devono fare tutte le aziende, energivore o grandi aziende, e ad eccezione delle aziende che si sono già dotate prima, che erano virtuose, perché si erano dotate di un sistema di gestione dell'energia. E quindi stanno già avanti, no? Sono già certificate da quel punto di vista. E quindi questa era la parentesi che riguardava il sistema di gestione, il perché ne abbiamo parlato. Tornando invece alla diagnosi energetica e alla figura eroica che dovrebbe svolgere questa attività, si fa subito riferimento attraverso la norma UNI CEI 11339 alla figura dell'esperto in gestione dell'energia, figura polivalente, che ha una pletora di abilità, quindi competenze sia relazionali, perché si deve interfacciare con l'azienda e deve incentivare e motivare il management dell'azienda a avviare determinati processi migliorativi in ambito energetico. Poi deve avere ovviamente competenze tecniche, perché deve fare uno studio tecnico energetico, quindi deve fare lo studio del profilo energivoro di un'azienda e individuare
le criticità dove si può, diciamo, dove c'è ciccia, no? Dove posso aggredire per andare ad abbattere questo profilo energivoro. E poi devi avere anche delle competenze economiche, perché nel proporre delle soluzioni tecniche di efficientamento chiaramente devi anche far intravedere e quantificare quali sono i relativi benefici economici per l'azienda, quindi per l'investitore. Okay? Tra l'altro, appunto, nello scorso anno, diciamo che questo soggetto, questa figura professionale ha diverse competenze, come per esempio, come avevo menzionato prima, l'accesso ai titoli di efficienza energetica, no? Nel senso che le aziende, per accedere a un titolo di efficienza energetica, si devono appoggiare a un EGE. Il titolo di efficienza energetica che cos'è? È un titolo che io vendo sul mercato nel momento in cui, attraverso un intervento migliorativo del mio processo produttivo, industriale o aziendale in generale, riesco a conseguire dei risparmi energetici rispetto a una baseline, una linea di partenza ben definita. Quindi se io parto da un determinato livello di consumo, utilizzo una misura tecnica che me lo riduca, che abbatta questo consumo, quantifico questo consumo, questa riduzione di consumo, quella riduzione, quindi quel risparmio energetico, è un qualcosa che io posso trasformare, posso diciamo, far valere e valorizzare come titolo di efficienza energetica. Quindi, se sappiamo che l'energia, soprattutto in ambito di risparmio energetico, si misura attraverso un'unità di misura diciamo universale, perché è basata su una forma di energia molto diffusa, che è stata quella del petrolio per tanti anni, e quindi stiamo parlando dell'unità di misura, stiamo parlando del TEP, della tonnellata equivalente di petrolio. Ogni titolo di efficienza energetica è pari ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata. Quindi più io faccio risparmio di questi di energia che misuro in TEP, e più guadagno, perché riesco a vendere questi titoli sul mercato, quindi sulla borsa elettrica, sul mercato gestito dal gestore del mercato elettrico. Mentre questo, diciamo, per dire che è un mercato in assoluta crescita, nel senso che, diciamo, chi segue il mercato sa che i titoli di efficienza energetica, se fino a 4-5 anni fa valevano 100 euro a titolo, adesso valgono 300-400 euro a titolo, quindi il prezzo è schizzato, soprattutto negli ultimi due anni. Comunque, diciamo, ecco, per avere accesso alla pratica che ti fa riconoscere i titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi, devo avere con me un EGE. E quindi un EGE è una figura, qui rappresentata con Superman, una figura con tante capacità e tante competenze. E poi... esatto, sì. Quindi deve fare un sacco di cose. Qui c'è un elenco abbastanza corposo di attività, dall'analisi del sistema energetico aziendale che trova, alla quindi quantificazione dei consumi e alla verifica diciamo, allo sviluppo di modelli per quantificare i consumi e la validazione di questi modelli, fino alla predisposizione di piani di efficientamento, allo sviluppo di diagnosi energetiche, all'analisi tecnico-economica, quindi allo sviluppo di studi di fattibilità mirati alla determinazione del valore attuale netto e di tutti gli indici finanziari che quantificano e definiscono l'investimento. Quindi, diciamo, tutta la pianificazione dell'attività tecnico-economica relativa all'energia all'interno un'azienda. Addirittura la norma UNI, per chi si abilita a diventare EGE, come dicevo prima, chi deve diventare EGE deve partecipare a un corso, cioè non deve partecipare a un corso, può partecipare ai corsi che vengono organizzati dagli ordini, ma deve per forza di cose superare un esame. E quindi la norma UNI ci dice anche come puoi trovare lavoro se diventi EGE, quindi tutta una serie di attività attraverso chiaramente le ESCO, le Energy Service Company, attraverso le grandi aziende che devono avere un EGE dentro proprio la propria struttura, società di ingegneria, strutture
pubbliche, strutture che fanno, che si occupano, agenzie che si occupano di ricerca o di efficienza energetica, insomma diciamo tante attività possibili per questi profili. E a tal proposito qualche chiarimento rispetto alla figura alternativa a legge che era stata introdotta dalla legge 10 del 91, cioè l'energy manager. Quindi l'energy manager e legge sono due cose diverse. L'esperto in gestione dell'energia e l'energy manager sono due figure distinte, introdotte da due normative diverse e anche classificate diversamente. Quindi mentre legge è dalla 10.339, dalla 1.10.339, è perfettamente ed esattamente classificato, inquadrato, perché deve avere certe caratteristiche, certe competenze e deve superare un esame, l'energy manager è tale perché un'azienda energivora l'ha nominato e l'ha comunicato al Ministero dell'Industria, ok? E quindi ci sono tutta una serie di aziende che hanno questo obbligo e deve chiaramente fare un'attività di diciamo lobby all'interno dell'azienda, un'attività politica di diciamo diffusione, divulgazione, promozione dei concetti di interesse rispetto al risparmio energetico, proporre azioni e chiaramente anche lui deve fare molte cose simili a quello che fa legge, però non sono la stessa figura, perché qui faccio diciamo alcuni esempi per capire qual è la differenza fra i due profili. Cioè un energy manager che non è un edge, ripeto, può essere al contempo un edge, sì. Un energy manager è stato individuato, scelto, selezionato da un'azienda che l'ha comunicato al Ministero dell'Industria e nel frattempo si è anche abilitato come edge. Sì, è possibile che sia un energy manager anche edge, per quanto diciamo come impostazione culturale c'è quella che l'energy manager è più un manager, appunto, quindi una figura che appartiene al management, e come al solito diciamo il legge è più una figura ingegneristica, quindi un po' più di basso livello, come siamo sempre gli ingegneri, nel senso che stiamo lì a spalare la neve e a produrre contenuti di tipo tecnico. E un energy manager può non essere un edge, sì, assolutamente, nel senso che io posso essere energy manager, l'abbiamo visto, e posso non abilitarmi, continuare a svolgere la mia attività di energy manager per l'azienda che per la quale svolgo le aziende per le quali sto operando. E poi un edge può non essere un energy manager, assolutamente sì, anche questo è vero. Quindi abbiamo detto, insomma, ci può essere sovrapposizione, ma ci può essere distinzione dei ruoli, quindi possono essere figure distinte. E veniamo ora alle diagnosi energetiche. Quindi abbiamo detto, tutto viene inquadrato con la nuova normativa. La figura professionale di edge deve rispettare certi parametri. La gestione dell'energia, il sistema di gestione dell'energia deve essere svolto secondo una certa procedura. E deve essere dimostrato, ci sono delle procedure operative, ci sono dei documenti scritti, libri, montagne di carta che vengono prodotti in un'azienda e che dimostra che è stato applicato un sistema di gestione dell'energia. Diagnosi energetiche, anche qui, concretezza, no? Cioè nel senso sono inquadrato attraverso questa norma UNI, la 11.428, e anche qui quindi devo rispettare determinate caratteristiche. Qui ci sono le imprese che devono, hanno l'obbligo, l'abbiamo detto prima, qui ci sono le sanzioni, quindi se non ti metti in riga e non fai la diagnosi energetica, l'azienda che ha l'obbligo viene multata da 4.000 a 40.000 euro in funzione del profilo di quanta energia consumano, ovviamente, e se invece non è effettuata in conformità alla norma di cui sopra, viene multata chiaramente con una multa parziale rispetto a quella in completa assenza della diagnosi energetica. Alcune definizioni che interessano il processo di diagnosi energetica, alcune definizioni importanti, così per ricordarci un attimo di che si tratta, per inquadrare di che si tratta. Allora, innanzitutto il fattore di aggiustamento, no? Cioè il fattore di aggiustamento è quel fattore che mi normalizza l'energia consumata rispetto a un'unità di diciamo fisica che caratterizza quella produzione, okay? Quindi
Io posso essere un'azienda che opera nell'ambito della produzione ceramica, posso, c'era un esempio, riportato qua un esempio, così per semplificare il concetto, no? Posso avere più prodotti, e più, mettiamo di avere, per semplificare, due tipologie di prodotto e due tipologie di vaso, no? Io per fare un vaso o per fare l'altro vaso consumo una quantità diversa di energia, e quindi l'unità di misura rispetto, l'unità fisica rispetto alla quale devo considerare il consumo energetico è quel vaso, è quell'oggetto, nel senso che non ha senso dire consumo 20 gigawattora, sì, ma rispetto a cosa? Quanto produci? Se consumo un vaso e consumo 20 gigawattora ho dei problemi, se invece ne produco 20.000 di vasi e consumo 20 gigawattora, chiaramente posso avere problemi, ma sono molto più gestibili. Quindi chiaramente quante unità fisiche vengono prodotte insieme alla mia attività è un parametro fondamentale, e quindi io per ogni attività che vado a studiare devo definire il fattore di aggiustamento. Quindi per esempio, se si tratta di riscaldare o raffrescare un edificio, l'unità, il fattore di aggiustamento potranno essere i metri cubi, no? Perché in questo caso l'oggetto è il riscaldamento, e il metro cubo può essere un buon parametro, ma potrebbe non essere sufficiente, perché magari ho un edificio che è tutto esposto verso nord, o comunque una parte dell'edificio esposta verso nord, o invece se fosse esposta a sud risparmierei più sul riscaldamento e meno sul raffrescamento. Quindi diciamo, devo contestualizzare la quantità assoluta di consumo rispetto a quello che è il parametro indicativo della struttura che sto studiando, di cui sto redigendo la diagnosi energetica. Poi devo fare un inventario energetico, quindi quantificare proprio analiticamente, farmi uno studio, prendermi le bollette e buttarmi giù tutti quelli che sono i consumi nel tempo e della mia attività. L'indice di prestazione energetica è un indice che appunto si rapporta al fattore di aggiustamento, è simile all'intensità energetica, che sarebbe quel parametro che ci dice quanto consuma un paese, cioè quanto consuma l'Italia rispetto agli Stati Uniti. Lo calcolo, determino attraverso il consumo di energia del paese diviso il PIL pro capite, quindi il PIL, prodotto interno lordo del paese, e quindi da questo rapporto io posso determinare quanta energia all'euro prodotto consuma un paese piuttosto che un altro, e in questo modo riesco a quantificare, a farmi un'idea, no? A parità di produzione, qual è il paese che consuma di più. Quindi questo è l'indice di prestazione energetica, e poi c'è legge che sarebbe responsabile della diagnosi. Per chiudere, volevo farvi vedere solamente il processo attraverso il quale si può divenire alla definizione di diagnosi energetica. In pratica io, attraverso la raccolta dei consumi e all'analisi dei fattori di aggiustamento, determino l'indice di prestazione energetica della mia struttura, quella effettiva, quella vera, perché prendo i consumi, cioè quindi le bollette, quello che sto pagando, ovviamente l'importante è che siano corretti, li divido per il numero di fattore di aggiustamento e determino l'intensità energetica di quella struttura. Confronto, costruisco un modello della mia struttura dal punto di vista energetico e lo valido su questi dati, perché questi sono reali, perché si basano sulle bollette e quindi sull'energia che ho consumato, perché l'ho misurata attraverso un contabilizzatore di gas metano o un contatore elettrico, e valido quindi il modello energetico della struttura sulla base di questi dati reali. Una volta che gli indici sono confrontabili, quindi se no torno indietro e lo ottimizzo, se sì vado avanti e mi confronto il mio attuale indice con quello obiettivo, cioè quanto voglio risparmiare, a che punto voglio arrivare, quanto voglio ottimizzare dal punto di vista energetico la mia struttura. Se gli indici non sono confrontabili, come dovrebbe essere all'inizio, in una prima fase, devo individuare le azioni che migliorino l'efficienza energetica della struttura, farne analisi costi-benefici, quindi studio di fattibilità, determinare la priorità degli interventi e proiettare il nuovo indice di prestazione energetica della mia azienda
e confrontarlo a quel punto con l'obiettivo. Con questi interventi che ho progettato e ho pianificato, riesco ad arrivare all'obiettivo che mi ero prefissato? Se sì, ho finito la mia diagnosi energetica perché ho studiato energeticamente la struttura, ho individuato gli interventi energetici che vogliono migliorarmi dal punto di vista dell'efficienza, se no devo ancora lavorare per arrivare ad un miglioramento, ad un efficientamento più consistente. E quindi, insomma, diciamo, ecco, il confronto tra gli indici di prestazione della struttura è fondamentale per arrivare al risultato finale. Quindi gli indici sono tre: quello effettivo, quello analitico e quello obiettivo. Grazie per l'attenzione, spero di essere, non essere stato troppo felice. Grazie Mauro. Allora, questo era l'ultimo intervento, abbiamo finito prima ovviamente perché ne mancava uno e siamo in un'ora in anticipo rispetto all'orario di programma. Direi che possiamo aprire le domande se ci sono, prima di saluti. Prego. Un'azienda che volesse fare efficienza energetica ha bisogno per forza di affidarsi un ESCO? Allora, diciamo, vieni giù, ma lo sì, sì, sì. Oppure l'ESCO dà altre garanzie, dà altri allora, diciamo che se è un'iniziativa dell'azienda finalizzata ad efficientare la propria realtà, ma senza pretese dal punto di vista monetario e economico degli incentivi, allora puoi fare quello che vuoi, ovviamente. Se invece l'obiettivo è quello di rientrare in un determinato regime, quello di certificati bianchi, oppure rispettare un obbligo, quello della diagnosi energetica, allora è necessario ricorrere a queste figure, è necessario. Azienda agricola poi di fatto dipende anche dal tipo di azienda, perché alcune aziende agricole in base al registro, al regime di impresa, possono anche richiedere eventuali progetti di ricerca e sviluppo o rientrare un po' anche quello quanto si è detto anche in termini di superammortamento o iperammortamento dell'efficienza, qui magari potrebbe essere anche un progetto di ricerca e sviluppo fatto dall'azienda per capire, per acquisire conoscenze riguardo il proprio ciclo produttivo e ottimizzarlo. Questo potrebbe però essere detraibile in parte dal 50% dei costi per sviluppare questo studio, dall'altra parte, se realizzato praticamente, potrebbe rientrare anche in termini di iperammortamento, quindi dal 250% per la strumentazione che vai a mettere per fare la diagnosi energetica che ha detto Mauro, quindi c'è un'altra tipologia. Altre domande? Posso dire una cosa? Certo. Per chi si occupa di scienza agraria, non pensate che queste cose qui riguardino soltanto gli ambienti industriali? Io ho frequentato tanti ambienti agroalimentari, agroindustria, e lì c'è le frigorifere, i pianti di lavorazione, sono veramente dei colabrodi energetici micidiali, c'è un mare di cose da fare, ma anche cose sciocche se volete, che poi rientrano anche nel migliorare la qualità degli ambienti di lavoro oltre che la qualità energetica. Per esempio, basterebbe mettere un interruttore per cui quando entri in una cella frigorifera con il tuo transpallet si bloccano i ventilatori in quel momento e hai una notevole diminuzione della velocità dell'aria e quindi del freddo che esce attraverso le porte che si aprono, e inoltre la persona che entra dentro non si trova un vestito da sto tornado tutto bello sudato che è stato tutto il capannone, e magari vediamo anche una broncopolmonite. Cioè è una logica, quella diciamo, dell'analisi dei punti critici, che riguarda tanti aspetti. Noi la facciamo nei nostri settori, nella sicurezza del lavoro, ma si fa anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale e ora, e che è fondamentale anche da quello energetico. Qui poi c'è di mezzo una cosa che cui il cliente è particolarmente sensibile, cioè i soldi. Qui non parliamo di chiacchiere, parliamo di non buttare i soldi. Quello, la corrente elettrica che noi paghiamo in Italia paghiamo anche molto 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 cara. Quindi se possiamo utilizzare le soluzioni che ci hanno mostrato prima i colleghi della Melchiodi, ma facciamolo. Pensate agli impianti di illuminazione che troviamo nelle aziende.
nelle case ora quando le ristrutturiamo mettiamo tutti luci a LED, spendiamo un decimo di quello che spendevamo prima. Ancora oggi abbiamo un sacco di luci che non sono luci a LED. Questa andrebbe sostituita, cambiate. Perché a breve lo faremo. A breve lo faremo, ok. Nei lampioni di illuminazione, insomma, c'è veramente tantissimo da fare. Si tratta un po' di, come si può dire, di metterci l'occhio su queste cose, perché spesso quando si fanno non ci poniamo la sufficiente attenzione. Un altro esempio virtuoso, dei ragazzi di una Onlus hanno regalato in Africa, a dei villaggi africani, delle stufe di ferro per evitare di cuocere con, come fanno solitamente, cioè con il legname, con le pietre messe sopra, con il paiolo, che richiede un sacco di energia, perché lì quasi tutto il calore se ne via per l'acqua. Bene, hanno realizzato queste stufettine, come delle mini stufe economiche che noi utilizzavamo tantissimo tempo fa, e in questo modo il quantitativo di legname necessario è diminuito a un terzo. E gliele hanno regalate, che benefattori. No, se le sono fatte certificare come certificati bianchi, hanno fatto i soldi anche la Onlus. Contente le donne di questo paese africano, che sono loro che faticano, perché gli uomini lì fanno poco o niente, che non devono andare a prendere il legname in giro, contenti anche loro della Onlus, sono ragazzi come voi, si sono inventati questa idea, l'hanno certificata e ci hanno fatto i soldi con i certificati bianchi. Insomma, fra le fonti energetiche rinnovabili, un mio mantra, dico, il mantra la cosa numero uno da fare è la fonte energetica più rinnovabile, più sicura e più economica, il risparmio energetico. Abbiamo visto diverse forme appunto del risparmio energetico, da quelle evolute che ci ha mostrato Mauro prima, dove ci serve delle conoscenze maggiori, ma voi siete dei giovani professionisti o futuri professionisti o già professionisti, su queste cose ragionateci, metteteci gli occhio, perché è fondamentale, importante. Grazie. Grazie Danilo, grazie al professor Monarca che ha tirato perfettamente le conclusioni. No, dai, falle tu. Di questo non c'è da aggiungere nient'altro. Ovviamente è stato, come al solito, ho fatto delle citazioni importantissime, quindi come richiedo ancora se ci sono domande su questi aspetti, se no chiudiamo le tue osservazioni, l'interessamento, anche poi in separata sede alla fine. Se volete chiedere qui i colleghi della Melchiori sono a disposizione, se ci avete interessi o qualche informazione, come la tesi. Ok, va bene, io ringrazio a tutti di aver partecipato e qui gli attestati di partecipazione ci sono le nostre tre ragazze lì pronte, quindi vi direte di dirigere tutti da loro. Va bene, grazie. Grazie.